Buonasera e ben ritrovati qui su Race for Win, qui il vostro Pelo Goffo come sempre al commento, una nuova gara speriamo entusiasmante, con me sempre il mio mitico Ale in regia che salutiamo già da subito, così ci... eccolo qua che lui subito il nostro regista di fiducia, sempre anche quest'oggi e ancora per molto tempo dagli studi di Live is Life Network, con me al commento abbiamo sempre Vulcaniano che lo troviamo... schierato comunque sia con la sua bellissima Mercedes da safety car, e il mio collega Speedy che ci stanno raggiungendo entrambi per questa fantastica diretta. Siamo quindi alla Run for Survive, una gara che vede 16 piloti in pista, con un'eliminazione che vi verrà spiegata a breve dal Vulcaniano, che è, diciamo, il tecnico che si occupa di spiegare appunto tutte le qualifiche e i regolamenti di questa fantastica gara. Vediamo, appunto, siamo in qualifica, ancora 6 minuti e 44, abbiamo già i primi tempi segnati, il primo tempo neanche da dire di pezzo 83 con uno stupendo 1:25.158, seguito da Bora che lo segue a solo 2 decimi, 3 decimi e 27. E andiamo quindi a vedere, perché questa sera, a differenza del campionato appena terminato che è il Winter, ok, troviamo delle auto differenti. Intanto saluto Speedy che è arrivato in diretta con me. Ciao Speedy, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Vulcaniano, ciao Ale. Ciao Ale, ti salutano. Intanto qua Vulcaniano sta arrivando, abbiamo ancora qualche problemino di audio per lui. Appunto, dicevo, le auto questa sera sono... molte e diverse, trovo, a differenza, giusto Speedy? Qua troviamo delle Lexus. Sì, c'è qualche pilota che ha cambiato, come si chiama, compagnia di marca, esatto, di autovetture. Tipo Pez è passato alla Lexus, anche... poi abbiamo, se non sbaglio, anche una Honda. Grande Honda, però no, ti devo correggere, non trovo Honda, ma abbiamo due Lexus. Sì, ma c'era anche una Honda durante le prove, o qualcuno ha cambiato, perché nelle prove libere c'era anche una Honda. Adesso non la trovo più, la Honda, no, c'è l'Honda che ce l'ha Joba Skin, e quindi andiamo subito a inquadrare, visto che gli abbiamo fatto un erroraccio, evidentemente ancora qualche problemino nella grafica dei tempi, perché siamo appena partiti con le qualifiche. E il giallo subito detta il tempo, comincia subito a picchiare sull'1:24.375, giallo che vediamo molto in forma in queste ultime puntate di queste gare Race for Win. Giallo sempre su Porsche, lui non la tradirà mai, ha detto colori ufficiali, anche lui membro dello staff, e quindi andrei a salutare Speedy, se sei d'accordo. Anche oltre al Gian abbiamo un altro membro dello staff che non abbiamo nominato nella serata precedente,
E quindi il nostro caro Carlo Icalli, il nostro caro Lamborghini. Ok, il nostro Calli su Lamborghini, sempre numero 76, con la grafica leggermente cambiata dal solito. Troviamo questi specchietti molto rosa, anche i cerchi sembrano essere rosa. Quindi grande Calli che va a cambiare la grafica e come sempre sceglie la sua amata Lamborghini. Lo troviamo attualmente in 11ª posizione, ma facciamo in questo punto una bella carrellata. Allora, dicevamo, prima posizione 1.24.375 per il Gianlu, seconda posizione per Bora che lo segue a 3.15, terza posizione per Pez 83 a 0.783 e Fustacchione lo troviamo in quarta posizione. Jobaskin con la sua Honda, unica Honda schierata in pista come abbiamo detto prima, sta combattendo con Fustacchione, lo vediamo, quinta e sesta posizione. Intanto va a strappare Isaac la quarta posizione a Fustacchione con 9 decimi di ritardo sulla pole. Vice 46 in settima posizione, Christmas in nona, Massi 77 che abbiamo anche le immagini della sua onboard camera questa sera, Massi 77 in decima posizione, undicesima per Stefanovic 25, HF Kaifa 58 in posizione 12, il nostro Calli lo troviamo in posizione 13, Pro 01 in quattordicesima, Ciupito 1985 in quindicesima e in ultima troviamo Campetti. Quindi ancora tutto da fare, questi 3 minuti e 15 di qualifica. Il tempo è previsto per tutta la gara sereno, con una temperatura al suolo di 32 gradi centigradi e mentre per l'atmosfera 26. Tracciato in condizioni fantastiche, infatti il nostro server ci dice che è veloce, quindi il meglio che si possa avere. E stiamo appunto continuando a vedere le varie tempistiche. Intanto anche Campetti su Porsche, troviamo un bel po' di Porsche, abbiamo 1, 2, 3, 4 Porsche schierati, una serie infinita di Lamborghini, cosa che di solito è dominato da Ferrari. Ed eccoci qua on board con Massi 77, quindi andiamo a vedere un pochino come si è effettuato il giro. Intanto lui si ferma subito ed eccolo qua, siamo tornati in diretta perché purtroppo noi non comunichiamo con i nostri piloti ancora per poco, perché il nostro regista ci regala sempre qualcosa di nuovo tutte le puntate, quindi è solo questione di tempo. Andiamo a vedere appunto questa Lexus, che non è abitualmente vista dai piloti come un'auto molto competitiva, che però vediamo in seconda posizione guidata da Pez, che invece di solito ha la sua bellissima Ferrari. Intanto comincio a sentire Speedy. E quindi Speedy è tornato in regia con me. Ciao Speedy. Pronto? Mi okay. Senti? Sì, abbiamo avuto qualche problemino. Sì. Mi sentite? Sì, ma non so se ti senti tu. No, io mi sento okay. In cuffia. Sento un po' male, sinceramente. Vabbè, tra l'altro è la tua connessione, che come sappiamo è bruttissima. Ma Vulcaniano ce l'ha fatta entrare? No, Vulcaniano ancora no, purtroppo penso che ci siano dei problemi per lui, perché tra l'altro io non so, ma non lo vedo più neanche in pista, quindi penso che abbia avuto un problema. È saltato anche in pista, sì. È saltato anche in pista, quindi problemi di connessione per lui, ma vabbè. Sì, infatti che mi ha detto che è saltato tutto, sì, quindi ti confermo. Niente, ti allora volevo dire intanto che prima, scusami, mi interrompo, che prima hai nominato Fustacchione. No, scusami, Christmas, che volevo dire a tutti che Christmas è l'unico pilota in griglia che sta girando col pad e non gira affatto male. Esatto. Gira affatto male, attenzione. Che, ma infatti Christmas, io prima di iniziare la diretta ho fatto la battuta, no, con Ale. Christmas è un po' il nome di uno dei protagonisti di... aspetta, com'è che si chiamava il film? Aiutami Ale, non ti ricordi più. I mercenari, ti ricordi quello? Ok. Quello che arriva col ragno sulla testa, bellissimo. E intanto siamo ancora on board su Massi 77. E quindi andiamo a vedere un attimino Massi come si comporta in questa griglia. Senti qua, sentiamo il motore, quindi vi lascio un attimo col sound del motore Ferrari. Sì, questo fantastica Ferrari. Le troviamo sempre schierate un bel po' in pista, questi Ferrari 488 GT3. E questa sera, come dicevo prima, non so se hai seguito un attimo tu dalla diretta, se sei riuscito a percepire qualcosa. Dicevo che la Lexus di solito non è una macchina vista proprio come veloce dai piloti, mentre invece questa sera, grazie a Pez, la troviamo in terza posizione. Sì,
l'ha provata molto Pezza, sa Lexus e si trova bene, si trova a suo agio e quindi è lì, è lì. Volevo ricordare, non so se purtroppo prima ho sentito poco, la modalità di questa Run Survive. Infatti io non ho detto la modalità perché ho detto così fanno qualcosa sì, anche era, gli altri. Era compito di Vulcaniano, ma purtroppo Vulcaniano non c'è, non riesce ancora a collegarsi. E praticamente si svolge su tre gare, la prima da 20 minuti, la seconda da 15, la terza da 10. Ogni gara gli ultimi tre classificati vengono eliminati dal gruppo. Perfetto. Fino ad arrivare quindi a un'ultima gara da 10 piloti. Intanto Speedy, noi ti vediamo abbastanza indietro, una sesta posizione alla fine delle qualifiche. Ho fatto un giro perché ero impegnato purtroppo qua per riuscire a sistemare la live con voi e quindi ho fatto un solo giro. Perfetto, allora andiamo a dare quindi la classifica finale delle fine delle qualifiche, che vede la pole position per il giallo, tanto per cambiare, 1.23.451, seguito dal secondo posto da Bora 94.93, che lo segue a 8 decimi di distacco, e terza posizione per il mitico Pezzo 83. Pizzo in quarta, Ciupito in quinta, Speedy, il nostro Speedy che sentite in diretta con me, in sesta, Elisac in settima, Fustacchioni in ottava, Giobaschini in nona, decima per Campetti, undicesima per l'altro membro dello staff, il Calli, dodicesima per Christmas, che ricordiamo correre come ci ha suggerito il nostro Speedy, col pad e non col volante. Sì. Massi 77 in tredicesima posizione, Stefanovic 25 in quattordicesima, quindicesima per HF Caifa 58, sedicesima per Pro 01 e è tornato dentro Vulca. Lo troviamo. Sì, quindi mi sa che fosse provare a richiamarlo perché adesso abbiamo adesso proveremo comunque. Vabbè, no, cosa ho fatto di male? Bruttissimo quello che mi sta guardando. Mi sta guardando malissimo, Ale, dovete sapere. Ah, grande, non l'ho vista. Lo so, non è che posso, non sono un camaleone. Perché di bello in primo piano il nostro mitico Fabio. Il nostro grande regista, eccolo lì. Stasera volevo dirti che dal telefono ti vedo, non ti ho mai visto, dal telefono ti posso anche vedere. Sono più bello che da YouTube o proprio neanche la grafica del telefono pessima? Ma diciamo che ti rende poco. Ti dico intanto che siamo in griglia, quindi se devi fare il tuo solito rito. Sì, purtroppo uscire. Esatto, sì, quindi ti chiedo, se per piacere. Vedo ancora Vulcaniano che sono mi sta bello io saltato. Però. Sì, sei eccolo, più bello grande, tu. Ciao Ale. Ciao ragazzi. Ciao. Grandissimo. Intanto Vulcaniano è ancora uscito, mi sa che ha dei seri problemi di connessione. Sì, quindi purtroppo. Io commenterò io questa partenza nel frattempo che tanto noi nostro andiamo su Massi 77 per avere un onboard camera in diretta e quindi aspettiamo che arrivi Massi 77, lo vediamo ancora ai box. Quindi sai che Speedy tu avrai il benematto compito di commentare la prima parte di gara. E quindi vedremo come parte il tutto. Sì, speriamo di partire bene e di non fare una brutta figura subito in partenza. 30 secondi allo schieramento ufficiale della griglia. Quindi tutti devono fare il famoso tasto guida per non rischiare di partire dai box. Esatto, esatto. Sì. Stasera abbiamo visto anche a breve lo sponsor, il nostro sponsorino, primo sponsor Damiani, il nostro corridore che corre con noi anche stasera. Sì, sì, uno dei nostri immancabili piloti. Sì, adesso mancano 8 secondi, quindi aspettiamo con ansia anche l'arrivo della regia ufficiale. No, intanto io sto ridendo perché sotto c'ho il... No, ragazzi. C'è sotto il mio Ale in regia che ride, quindi mi fa ridere anche a me. Collegami il cavo per piacere dell'internet, ma che sei scollegato. Ok, adesso siamo in questo momento al cavatappi, tutti a scaldare le gomme, anche se si parte con una temperatura molto bassa, gomme che sono veramente veramente fredde. Ok, allora siamo su, ti do il commento, intanto noi vediamo il bellissimo... questa applicazione non sono disponibile, attenzione, abbiamo un problemone. E quindi vediamo la partenza da parte di Massi 77 dall'onboard. Io ti chiedo quindi Speedy di proseguire tu col commento, dato che sei in pista. Sì, adesso siamo alla penultima curva. Siamo ancora tutti a scaldare le gomme, veramente si parte con le gomme freddissime. Ricordiamo che non c'è il solito giro di condizioni, la partenza è lanciata. Quindi adesso si parte a una temperatura molto bassa di 24 gradi delle gomme, quindi
primo giro sarà fondamentale non fare errori. Siamo in questo momento, attenzione, c'è una macchina anche se girata in griglia, siamo in questo momento sulla linea di partenza, mancano veramente pochi metri, attenzione, mancano pochissimi metri, si partiti in questo momento. Ok, vediamo appunto dall'onboard camera di Massi che sta ancora arrivando alla curva. Eccolo qua, intanto vediamo la macchina, delle macchine ferme, adesso non ho ben visto quale auto fosse, speriamo che non dia il solito errore che fa ripartire, ma eccoli qua, sono partiti comunque, via che stiamo andando, tutto bene la prima curva sembra. Sì, per adesso tutto bene, sì, confermo anche qua, prima curva tutto a posto. Io non vedo la tua postazione per ora, quindi... Sono rimasto sesto, ho perso una posizione, giustamente mi hanno infilato bene, quindi... Diciamo che qua l'importante comunque sia arrivare nei primi 13 in questa prima manche, quindi non c'è neanche tanto bisogno di spingere, che tanto il punteggio finale è giusto nell'ultima gara, quindi qua l'importante è portare a casa la gara senza fare errori, perché è una pista dove molte curve ci si trovano quei panettoni rossi che se li prendi fai un volo che ricorda un po' le piste inglesi di Superbike. Esatto, sì. Ricorda un po' Alton Park, sì. Anche i cavatappi, se si sbaglia marcia, cioè rischia di girarsi, quindi bisogna veramente stare molto attenti, preservare le gomme, perché qua in alcuni punti le gomme si bruciano facilmente. Esatto, intanto esatto. Vedo che il giallo tenta già... Purtroppo vedo un incidente di Massi 77, quindi ti interrompo un attimo, ho avuto un test a coda, speriamo. Intanto Stefanovic anche bloccato con la sua Lexus... Vediamo da onboard, una bella sbattagliata. Quindi ti lascio un attimo la parola. Che adesso siamo all'inizio del secondo giro e c'è stata una battaglia, una toccatina dietro di me tra la settima e l'ottava posizione. Si sono toccati, qualcuno si è girato alla prima curva. Quindi è una cosa che va un po' a mio favore, che mi allontano un po' da quelli dietro. Aspetto, la mia intenzione è comunque cercare di non fare errori in questa prima gara e stare tranquillo anche in settima, ottava posizione. Sinceramente non ho fretta di andare a recuperare nessuno, perché mi interessa arrivare all'ultima gara, quindi senza fare troppi errori e non fare troppi rischi, anche perché qua tirare troppo si rischia di fare errori che adesso come adesso sono molto evitabili. È una gara abbastanza complicata anche per la nostra idea di farla a eliminazione, di eliminare gli ultimi tre piloti. Intanto arrivano i primi commenti, buonasera ragazzi, da Giorgi Pieso che è sempre presente alle nostre live. E allora siamo sempre on board con Massi 77 perché abbiamo qualche problemino con la mia PlayStation che dice che non c'è internet, quando invece non è vero. Quindi qualche problemino al server è dovuto al nostro sempre amatissimo server, che come sappiamo il mercoledì sera pensa di fare un po' quello che vuole. Ma comunque in questa settimana infatti molti problemi, che ha anche avuto tanti problemi a server, cosa che ho visto che ha avuto anche Vulcaniano, che purtroppo non riesce più a rientrare, non lo sento neanche purtroppo. Ha problemi grossi anche lui, e purtroppo è una cosa che abbiamo visto già da qualche tempo, che ci affligge. Il mercoledì sera sembra che ci mettano tutti d'accordo per fare aggiornamenti server, aggiornamenti giochi il mercoledì sera. Tanto io ho perso due posizioni per evitare Campetti, no, forse Ciupito era. Adesso mi trovo in ottava posizione, purtroppo. Allora stiamo... Vai. Ma niente, devo stare un po' calmo, però adesso siamo qua al cavatappi. Bisogna stare attenti col cavatappi, che è facile girarsi. Appunto per questo è arrivato intanto. Dai Fra, mi raccomando, dal tuo mitico fratello. Ecco. Sembra presente, quindi te l'ha già tirata. Sì, io settimana prossima vorrò invitarlo. Oh Dio, cosa ho evitato, ho rischiato veramente di buttare via anche questa gara qua, fortunatamente ho evitato bene. Tanto noto che non siamo ancora in diretta completa, mi spiace, stasera è un peccato che sì, guarda, questi problemi di server ci affliggono. Adesso stiamo provando, eccoci qua, siamo ancora qua in diretta, io purtroppo non sono bello come la diretta completa, dai, me ne rendo conto.
Sì, allora dicevamo, dacci un po' di informazione, Speedy, se puoi, su quello che riguarda, quando mi sembra che abbiamo pit stop obbligatori, siamo... No, non ci sono pit stop perché sono gare brevi, quindi diciamo fare pit stop non serviva, non c'è neanche la safety car per, appunto, per non rovinare queste gare brevi, quindi gare sprint, piccole gare sprint, ricordiamo 20 minuti la prima, 15 minuti la seconda e 10 minuti la terza. Le qualifiche sia di gara 2 che di gara 3 saranno di 5 minuti, quindi anche lì qualifiche molto sprint, da tipo un giro e mezzo e via, quindi giro perfetto per riuscire a partire alla grande davanti e evitare poi, diciamo, i casini. Sì, purtroppo ti confermo che questo bellissimo server ha pensato bene di non farmi più entrare. Io non so cosa, adesso proverò a inventarmi qualcosa, ma ecco, serata sfortunata, devo dire. Sì, okay. Abbastanza, anche perché così abbiamo solo l'onboard del camera di Massi e mi rendo conto che devo guardare a casa, non è il massimo. Io per dire, speriamo che eventualmente per gara 2, per gara 3 si risolva tutto, e anche Vulcaniano che riesca ad entrare quantomeno in chat con noi. Sì, infatti adesso speriamo di farlo sentire. Quindi adesso aspettiamo un attimo, magari, speriamo che si sistemi la cosa. Prova magari a vedere nel frattempo, visto che non sei inquadrato, magari tramite anche... Oh, ho fatto un errore gravissimo, sapevo che prima o poi il panettone andava a prenderlo. Se magari tramite WhatsApp riesce a capire che problemi ha Vulcaniano, che io purtroppo non riesco ad accedervi. Intanto io ho fatto un errore, che prima o poi sapevo che uno di quei panettoni andava a prenderlo, e infatti l'ho preso e mi ritrovo in ottava posizione. Quelli lì rossi sono il dramma di tutti i piloti, perché comunque sì, se li tocchi voli. Non capisco il motivo di questi panettoni giganti. Perché sennò tu ganci. Sennò tu ganci stile rally, conoscendoti poi, che a te piace andare fuori pista, quindi. È sempre bello. Il rally, sai, è uno dei primi giochi, con il Micarino, uno dei primi giochi di guida che ho fatto, quindi un po' rimane quella passione lì, no? Quindi per causa tua non ti metteranno, non ti hanno messo i panettoni rossi. Attenzione, adesso ho una macchina davanti che rallenta, che vediamo se... Oh, ce l'ho fatta passare l'ottavo, mi rimetto, riprendo la mia posizione, entrano in settima posizione, adesso vediamo di riuscire a scappare un po' via e stare un po' tranquilli. Siamo quasi a metà di gara 1. Purtroppo, vediamo, 12 minuti e 44 di gara ancora, 43 in questo minuto. Frastacco, eh. Intanto Edo ti dice, oh, attenzione. Arriva anche... Digli, mio fratello, ti dico che ci sono ancora due gare, quindi tutto è ancora possibile. Grande. Allora, intanto arriva un altro messaggio da Marco Milanese. Elisac, se vinci sai cosa ti aspetta. Quindi, qua cominciano le sfide. Immagino una sfida al bar, come ci piace a noi di Race for Win. Tanto volevo dirti, Speedy, che noi... Nato panettone, l'ho preso. Oggi voglio fare... Non siamo a Natale, giusto? No, siamo a Pasqua. Ormai siamo a Pasqua. Sei un po' in ritardo con i panettoni, un po' come sono in ritardo io con la diretta su tutti voi, capito? Anche se vado avanti così rischio di saltare anche gara 2. Devo stare attento perché adesso sono in decima posizione. Intanto noto che sono saltati altri due, perché siamo in 14 adesso in griglia, quindi due persone sono saltate. Quindi attenzione, evidentemente... mi sa che stasera... io ti dico, ti confermo che comunque il server, o comunque il nostro ben amato assetto corso competizione, fa i capricci, perché mi dà proprio il pallino rosso, sai, sotto a destra dove ti dice connessione. Tra l'altro lo stiamo vedendo. Fallo vedere che si vede che ho la carriera al 10%, così anche da casa capiscono che non sono capace. No, ti voglio. No, non vorrei che veramente questa sera si sono messi in testa di fare qualcosa ai server, che solitamente a mercoledì non ci capitano queste cose. E insomma, speriamo che... Però già due sono saltati, perché eravamo in 16. Purtroppo questa sera continua a darmi lo stesso errore. E intanto arriva anche tuo fra che dice: ma minchia, fra, su, impegnati, devi impegnarti. Mi sto tenendo le forze per le ultime due gare. Ammesso che tu riesca sempre a qualificarti. Ovviamente, se vado avanti così non ce la faccio mica. Devo dire che... Saltato Massi. Alguna...
saltato Massi. Eccoci qua, stasera. Bene, ragazzi, mi è saltata anche la seconda telecamera. Benissimo. Quindi siamo in diretta con la voce di Speedy e basta. Sì, anche perché io non so cosa commentare obiettivamente. Possiamo fare una partita briscola. Stasera. No, Life is Life funziona, I nostri studi, ringraziamo ancora una volta a questo punto Life is Life. Ah, oh, tra l'altro stasera io avevo anche il pubblico di là. Sai che abbiamo la saletta, ti avevo spiegato Speedy che abbiamo la saletta. Adesso io posso, adesso li faccio venire qua, che almeno ve li saluto. Vai, chiamali qua di portare anche due birre, che almeno la buttiamo sul ridere. E quindi, oh, bellissima questa diretta. No, ho chiamato, venite a vedere la c'è una grandissima lotta fra me, i Calli, altri due, penso Jobbas e un'altra che non so chi sia con la con la Porsche. Mamma mia, ragazzi, prendetevi, adesso montiamo la diretta un po' strana, va bene, tanto fa un bagno, che bella lotta. Purtroppo, peccato perché stiamo facendo una bellissima lotta qua. Un peccato, Jobbas mi ha frenato quasi dentro nella curva. Ci ho fatto veramente fatica a evitarlo. Oh, io intanto, attenzione, ho visto il pallino verde, attenzione. Pallino verde, bella cosa. Intanto vieni in diretta con me, guarda. Si è aggiunto con me un mio amico, nonché, se ti ricordi, domenica ci siamo sentiti, ti dicevo che eravamo a un ristorante che ha detto che ci ospitava molto volentieri alla prima riunione. E ce l'abbiamo qua, il Cicci. Buonasera, ciao a tutti ragazzi, ciao. Ciao, mettiti le cuffie, se no non senti niente, senti, così senti anche il nostro Speedy. Saluta vicino, mi raccomando, quasi mi devi senti? Baciarlo, devi baciarlo. Perfetto, sì. Perfetto. Ciao, piacere. Mi sono portato, neanche male che mi sono portato un amico, che mal che vada riusciamo a pezzare. Intanto se mi dici perché... Devo dire che stasera stiamo facendo una diretta per non vedenti. Mettiamola così, no? Giusto? Purtroppo siamo... Adesso ti chiedo se hai avuto l'occasione di sentire magari in privato Vulcaniano per capire guarda, che problemi ha. Se tu sapessi le mie ditina quanto stanno andando forte per ripristinare il tutto, non ho capito. Pezzo 83 in diretta su Twitch, mi dicono, quindi purtroppo ragazzi, pezzo 83. Oh, eccoli qua, siamo tornati in diretta, attenzione, tornata la grafica ufficiale, allora mettiamola subito. Eccola qua, il mio regista di fiducia, sempre pronto. E troviamo il giallo là davanti. No, fatti vedere bene, dai, su, regista. Non ti abbiamo visto. Sei bello anche tu. Giallo là davanti, prima posizione, seconda posizione per Vice 46 su Ferrari, che è la tua auto preferita, giusto? Preferita, giustamente. Essendo italiano. E infatti tu guidi un... Volvo. Perfetto. 5 cilindri turbo però, Beh, almeno quello. Esatto. Vince 46 in seconda, Bora 94-93 in terza, Fustacchione in quarta su Lamborghini. Quindi io direi che il podio, a parte quel Porsche bruttissimo del gruppo Volkswagen, il giallo, che però è fortissimo. Tedesca purtroppo. Abbiamo tutte le nostre belle auto italiane, troviamo Pez in quinta. Andiamo a vedere dove è finito il nostro Speed, ha recuperato una posizione, nona. E vedo qua Pez sotto Fustacchione, due decimi. Massi fuori dai server, arriva la comunicazione ufficiale, purtroppo l'abbiamo visto. Vai Elijah, forza zio, da Tommaso Pozza, ciao a tutti. Sì, è una gara questa, 7 minuti e 4 di gara alla fine. 37 gradi la temperatura della pista e 27 quella dell'atmosfera, così sapete anche se mettervi il golfino, la sciarpina o no. Perché loro in realtà sono là, sono là. Sì, Laguna Seca, fisso di gente italiana. Sì, in diretta da Laguna Seca, assolutamente. Adesso è un po' guarda, come... Guarda Pez che sta lampeggiando, che evidentemente ci sta ascoltando. Allora, mi è stato detto stasera di assolutamente non inquadrare il Calli. Io non lo faccio, cioè nel senso, lo inquadro di continuo. No, c'ho Jobbas che mi fa di quelle frenate a centro curva. Perché mi freni così, Jobbas? Comunque non so se tu non so se l'hai incontrato il tuo amico Calli in pista, ma stasera è molto chic, specchiettino rosa, cerchio violetto, cioè ci sta, bravo. Ma l'ho avuto un attimino dietro qualche giro fa, adesso non so che fine ha fatto sinceramente. Dove si trova, ma è a rischio di eliminazione il nostro Carletto, Sì, stasera purtroppo è facile che venga in trasmissione con noi se ce la fa, Intanto vediamo questa bellissima inquadratura. Tra l'altro stranissimo, dall'elicottero addirittura stasera. Ale. Stasera si vola. Ma sì. L'Honda che era l'unica in pista, che fine ha fatto? È qua, Joba Skin dietro al mitico Speedy, che è quello che senti in cuffia. Sì, ho capito. L'Honda è la mia macchina preferita e da quanto vedo sembra che...
Perché è una macchina un po' strana, le marce molto lunghe, quindi sulle piste veloci dai la paga tutti, come ho fatto vedere io Mod Panorama, che anche Speedy non ha potuto niente contro i 280 km all'ora in fondo al rettilineo. Sì, sono rettilineo perché poi in curva andavi dritto, quindi perfetto. Non è vero, tant'è che se ti ricordi ho vinto il contest di foto fan del nostro Race for Win con la macchina, facevo le curve di sponda, se vogliamo proprio essere sinceri. Alla Gran Turismo sì, lì si vede la vita da biliardo che hai avuto, no? Hai capito come andare, dipende dalla curva di sponda. Sì, ma sai che è sempre così, perché poi tu devi sapere, anzi tu lo sai sicuramente, intanto andiamo in macchina con spread, che con spread alle, con pezzo 83 in positivo, che lo mettiamo sotto gli scarichi di Fusta Chiore, quindi scontro tra Lamborghini e Lexus. Lexus che sarà ibrida, presuppongo, ma potrebbe, sì, potrebbe sì, essere sì, ibrida. Lexus fa tutto ibrido. Purtroppo non abbiamo schierato questa sera la Panda metano. No, no, non c'è, peccato, l'avrei presa peccato. Volentieri. Sì, io ho una Panda metano. Forza Fustacchione da Marina GM, General Motor. E arriva a pezzo, eccolo che sfanala, si inserisce sulla. Ah, oh, contatto sportellatona tra Fustacchione e pezzo. Andiamo a vedere chi la vince. Lambo fuori. Lambo fuori, ma in teoria deve ridare la posizione, forse, ma sarà tutto da vedere, perché comunque sia noi pezzo è stato molto pulito in ingresso, sembra che dalle prime nostre immagini Fustacchione abbia chiuso, ma ci riprova e la prende all'esterno. Intanto stanno facendo il gioco di Ciupito 1985 che si stanno avvicinando. Intanto arriva Chiara Brusa, forza Giallu e viva il Fanatec. Oh, ancora contatto, si sono sbattuti fuori questa volta. Pezze 83 e Fustacchione. Peccato, qualche contatto. No, andiamo a vedere il direttore della gara indiscusso sul suo Porsche, che di solito ascolta la nostra live e ci saluta sfanalando a più non posso e facendo anche qualche traverso. Oddio, 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 cosa ho combinato? Vai, andiamo vai, a vedere vai, subito vai, dov'è il spin. Vai, bella, vedi? vai. Joe Baskin, passa all'interno, largo, ma si allarga. Va largo. Oh, mamma mia. Come fa Guido Meda. Devo stare tranquillo in questi ultimi minuti. Non voglio rischiare di buttar via tutto. No, anche perché sei segato, cioè, nel senso. Cioè, volevo dire che appunto è che guidare a Laguna Seca e commentare, ma sicuro che è veramente difficile. Perché Laguna Seca è una di quelle piste che non devi essere concentrato di più. Di più. E... però sappiamo che mio sono pagato anche per commentare, oltre che per correre. Quindi... Sì, infatti, è il mio lavoro. Un sacco di soldi, infatti. Di soldi. Lo paghiamo questo ragazzo, quasi come paghiamo Ali in regia. Per ora siamo sulla stessa grandezza. Intanto volevo ricordare al Giallo che può anche sfanalarci ogni tanto, visto che lui la diretta la guarda sempre nonostante guida. Quindi adesso aspetteremo che se ne accorga. Adesso diciamo anche alla Chiara Brusa: Chiara, per piacere, dia Giallo di sfanalare. È già due dirette che non ci cade. Sì, è vero, non ci cade. Non ci, proprio, ma lui è in neanche in Noda, proprio, capito? Lui in solitaria. Lui sì. In solitaria. Lui in solitaria, e tra l'altro, adesso appena si aggiorna la grafica, vedi che c'è 5 secondi e 9. Eccolo. Eccolo, grande Giallo. Se poi ci regalassi un traverso verso la fine senza far scoppiare anche... tutto. Ma mi spiace per Vulcaniano che stasera si era preparato una bella scaletta, vado, con vado. Tutte le macchine varie da spiegare un po', veramente un peccato, speriamo di recuperarlo per gara 2. Intanto arriva il commento da tuo fratello, allora taci, penso che sia in milanese, lì dov'è che abiti tu? Sì, Como. Como. Quel ramo sul lago di dialetto, Como. Dialetto comasco, il ramo sul lago di Como, che passa uno con lo squarna e il ramo non c'è più. Tanto io vedo una macchina ferma, che è quella di Campetti, purtroppo. La vedo fermo, il suo Porsche a bordo pista, quindi presumo che abbia avuto un problema di connessione. E intanto Fustacchione e Pezze continuano a darsi di santa ragione, girano sotto i 5 decimi, fanno un po' di tira e molla adesso. Comunque, io Ale te lo dico, va bene l'igienizzazione della radio, ma parlare col microfono imbevuto di alcol sto prendendo la ciuppa. Cioè, beh, dipende anche che alcol è. Beh, sembra quello rosa, ma è profumato a qualcosa. Sembra Sambuca. Esatto, sembra Sambuca ufficialmente. Cosa stai facendo col microfono, Speedy? Io niente, sono fermo. Okay. Ce l'ho dove dovrò aprire. Ah. Buonasera. Sì, ti sentiamo. È tornato Alberto.
Ce l'ho fatta, soltanto così sono connesso, okay. Altri modi zero. Bravo, bravo. Allora, tu hai delle informazioni su questa pista, sbaglio, da dare al nostro pubblico a casa? Io ho delle informazioni sulla pista, sì, intanto vi ho... cosa è successo? Di tutto e di non più. Non vedevo niente. Lascia tutto perdere. Di più. Non mi permettevo di accedere al server, adesso ho paura, perché come sapete... non è ancora stato aggiornato quel piccolo problemino che tra una sessione e l'altra io che faccio il commentatore mi devo disconnettere. Tra l'altro stasera vediamo dei nomi che sono nuovi, che abbiamo visto poche volte, perlomeno non tossire così forte per piacere, abbiamo visto poche volte in pista, giusto Speedy? Sì sì, abbiamo Fustacchione, Ciupito, Christmas, Ciupito, Elisac, bravo, Jovaskin. Eraisa, che è quella che ha partecipato nella gara dei Six Team Event di venerdì scorso, che ci ha rappresentato insieme a Pez e Giulio Charles. Esatto. Tanto stasera che manca è Giulio Charles. Giulio Charles, ecco stasera, chi manca, non lo manca, vediamo. Il nostro Giulio Charles. Esatto. Uno dei nostri piloti gold. Avrà avuto qualche problema che lui conserva, presuppongo. Intanto va a finire la gara, quindi andiamo sul primo. Eccolo qua, guardiamo come fa questa S in discesa. Tanto ho visto un incidente in curva 1, infatti sono andato in ottava posizione, quindi ringrazio i partecipanti di dell'incidente. E l'Isaac mi sembra, e il giallo, guardatelo il giallo, che bello che è, l'ultima curva, comincia, ci vuole un traverso. Dai che col traverso. Volevo sfruttare questi ultimi giri per sentire un po' da vulcaniano qualche info su Laguna Seca. Intanto arriva anche tutto sponsorizzato, arriva Vice 46 seguito da Bora, quindi il podio è fatto così, il giallo davanti, guardiamo se sta facendo gli zeri, no non fa gli zeri, Vice 46 in seconda, Bora in terza, Ciupito è ancora indietro, ma ancora l'ultimo dritto e poi l'ultima curva seguito da Pezze e Fustacchione, questi due se le sono date di santa ragione in tutti i sensi. Quindi aspettiamo che arrivi al traguardo. Eccolo qua, quarta posizione per Ciupito, 85, la spunta su Pez e arriva anche Fustacchione sulla Lamborghini. Christmas, direttamente dai mercenari, solo su Race for Win. Ricordiamo, siamo in diretta sempre da Live is Life Network, ai loro studi. Ecco Speedy, è arrivato anche lui, il giallo comincia a dare spettacolo. Speedy, vai verso il giallo, dai spettacolo. Sì, lui è il numero 8. No, io volevo farci Jovaskin in decima. Devo fare purtroppo la foto di rito della classifica. E l'Isaac arriva in undicesima posizione, HF Caifa 58, un altro nuovo. Con Ferrari arriva in dodicesima e Campetti tredicesima e quattordicesima per Pro 01. Che però ti devo segnalare che secondo me Pro 01 ha sbagliato la selezione dell'auto. Non ho capito perché, infatti non me lo dà in classifica. Purtroppo abbiamo una cup, forse. Sì, ha preso il Porsche Cup. Ok, no, niente, perfetto. Ok, intanto vuol chiedere se Vulcaniano, che non ho più sentito, se c'era ancora oppure no, perché non ho più sentito. E mi sa che Vulcaniano è ancora saltato. Guarda ancora. Che intanto abbiamo un messaggino di Gianluca Mandato. Che Gianluca Mandato, devi sapere che è il pilota di Porsche che vediamo prima col nome il giallo. Perfetto. È sempre lui. Allora, intanto, tutto gas. Tutto gas, sempre, tutto gas. Lui sempre. Intanto andiamo a disconnetterci come sempre dal nostro bel amato server. E tu mi darai conferma, Speedy, quando siete in griglia per le qualifiche. Certo. Perché? Bellissima. Abbiamo la pausa? No, non abbiamo la pausa. No, di connessione. Lo sai che adesso è tutto un prenderci stasera. Sì, sì, dopo sì purtroppo ho un gioco che sperando che aggiornano il più tempo possibile, perché tra una sessione e l'altra il nostro caro Pero deve disconnettersi. E anche che qua Pero a questo punto ti dico che non ti conviene neanche le qualifiche, perché ci sono 5 minuti di qualifica. Stare lì a disconnetti per 5 minuti, aspetta che incomincia la gara. A questo punto ti commento io dai box. Bravissimo. Eventuale sì. Tanto io andrei con la grafica, se ce l'abbiamo, non lo so se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo la grafica della classifica, quella generale del Winter Race Championship. Andiamo a ricordare quindi l'ultimo evento che precedente a questo, che è il Race for Win Championship 2021, che ricordiamo essere iniziato nel 2020, quindi un campionato piuttosto lungo.
combattuto fino all'ultima gara e vediamo che ha la spuntata il nostro Giulio Charles su Ferrari con 169 punti a pari a pari merito con pezzo 83 su Ferrari, anche lui segue in terza posizione il giallo su Porsche. Sì, è stata che ricordiamo che il giallo ha buttato via il campionato perché all'ultima chicane il giallo era primo con un bel po' di secondi di vantaggio su Giulio Charles ed era anche primo in classifica e si è girato all'ultima curva, Giulio Charles l'ha passato, è andato a vincere la gara e il campionato perché a pari punti con Pezzi ha vinto più gare e quindi si è portato a casa il campionato. Intanto il giallo saluta il ragazzo di fianco a te, ti ricordo che si chiama Cicci, quindi riscrivi il messaggio perché se no io non lo saluto. Intanto mi comunica Vulcaniano che ha dei problemi con il ripetitore, che poteva aver saltato il ripetitore e quindi non si sa se rientrerà. Purtroppo mi spiace che si era preparato una bellissima scaletta, aveva fatto, è andato a vedere tutte le macchine, i cavalli, mica cavalli. Sì, perché preparato bene, peccato. Ci eravamo sentiti oggi, quindi io purtroppo era bello lanciato. Era bello lanciato Vulcaniano. Io stavo cercando di capire un attimino. Adesso quindi abbiamo un'altra la race 2 da 15 minuti. Sì, adesso abbiamo una qualifica breve, giusto, proprio veloce, 5 minuti di qualifica e lì bisogna farla tipo mettere 5 litri di benzina, una cosa veramente irrisoria di benzina, fare due giri lanciati e anche che qua siamo comunque, ricordiamo, adesso salteranno gli ultimi tre concorrenti. Ok. Sono partiti? No, non sono partiti. Non ancora. No, abbiamo... dico il principio. Adesso partiamo in questo momento. Eccolo, sta partendo, ma io non... Io esco al volo cercando di avere pista libera. Ho già una macchina di fianco a me, anzi sopra di me c'è una macchina. Oh, la Cicci, eccolo, Edoardo. Questo qua è il fratello di Speedy. Ah, perfetto. Sì, okay. Che speriamo di averlo presto in regia con noi a fare il commento, perché Speedy purtroppo a fare il commento o fa il commento guida. Subito ci ha provato. Ma io faccio entrambi, fa niente. Vabbè, fai pena da tutte e due le parti, cioè decidi tu. Cioè. Ma mi sa che sono più bravo a commentare che a correre. Infatti la prossima gara l'ho invitato mio fratello a Spa, l'ho invitato a entrare con noi a commentare. Intanto per la pausa andiamo a caricare un video di Coma, che è il presentatore di Tag Life di sabato. Il titolo del brano è Bram Stoker e lo trovate sabato sempre qua su Live is Life Network. Ancora non muore Bram Stoker e aspetterò una vita per un'altra te, mentre il mondo mi porta rancore Bram Stoker. Io che ho imparato bene il male che cos'è, come Dracula sento un dolore Bram Stoker. Chi muore dentro è condannato a vivere senza mai rivedere più il sole Bram. Un cuore nel petto che vivo a metà, e muoio ogni giorno e rinasco ogni notte come con te Viana. Tieniti l'altra metà che se tanto già riesco ad esistere, figurati a stare in eterno a pensare al tuo corpo senza avere te. Accade quando ti innamori, e a me una girl già m'ha fatto fuori. E quali sentimenti nuovi, sentimenti a farmi a pezzi che poi non ritrovi. Come ogni fottuto bugiardo che non si fa neanche più vivo. Goditi il mondo dei buoni del cazzo che io so. Cattivo. Un nodo dentro l'anima, no pain, no gain, ogni lacrima versata da chi ama lo sa, che un pezzo, un flame di chi se ne va. Sai che me ne fotte di donne che fanno solo da contorni, tanto che se scopro mille pianeti tu resti il mio mondo. L'amore uccide sempre tutti tranne me, che chi ci pensa ancora non muore Bram Stoker. E aspetterò una vita per un'altra te, mi porta rancore Bram Stoker. Io che ho imparato bene il male che cos'è, come Dracula sento un dolore Bram Stoker. Chi muore dentro è condannato a vivere senza mai rivedere più il sole Bram. Chiamato davvero e poi perso, ora dentro c'è sempre l'inverno. Io resto in vita
pensandoci e credo sia come l'inferno. Se parlo al passato dico che ti amavo e sbaglio vero. Sembra una favola dolce ma con un finale dal sapore eterno. Lo so che tu non ti commuovi, con te chi c'è? Dimmi che ci trovi. Se lo amine resterò fuori, è beata a te che qualcosa provi. Io invece credo che giochi con chi tanto per resta vivo. E se ma il mio cuore sei morto anche tu, e ora sei un vampiro. E così si muore solo a metà. E se il tempo non ti cura è l'eternità. Io smetterò giusto il tempo che ci mette il sole che cala. Ti dedicherò ogni tramonto fuori da una cazzo di bara. L'amore uccide sempre tutti tranne me. E chi ci pensa ancora non muore. E aspetterò una vita per un'altra te, mentre il mondo mi porta rancore. Bram Stoker, io che ho imparato bene il male che cos'è. Come Dracula sento un dolore. Bram Stoker, chi muore dentro è condannato a vivere senza mai rivedere più il sole. Bram. Eccoci qua, siamo tornati, siamo in un po' di più. Siamo aumentati. Siamo aumentati. Li ho chiamati tutti in live perché visto che stasera abbiamo dei problemi grossi col server. Ecco qua che vengono a metterci a posto la nostra telecamera, il nostro regista, alle regia. Ed è partito, siamo ancora in qualifica, 23 secondi abbiamo visto e quindi abbiamo il primo tempo per pezze 83 a 1.24.543, seguito da Speedy in seconda posizione, ha distaccato da 6 decimi, Fustacchione, purtroppo non vedo il Gian, ah il Gian lui in nona, quindi Fustacchione, ok perfetto, cominciamo bene. Ecco, con il via, con il sino saltato, oh, perfetto. Oh, stasera ragazzi, cosa volete raccontare? Allora, abbiamo qua di fianco un Ondaro. Un Ondaro. Dici. C'è un mio collega. Sì, c'è un tuo collega, sì, c'è un tuo collega. Perfetto. Dici che auto hai? Abbiamo un Honda Civic, CRX del Sol. Perché Civic? Perché fa sempre perché parte dei Civic, non ti preoccupare. Ma mischiate, una messa di più assieme. Sì, sì. Più cavalli. Tutto fa brodo. Ecco, sento sotto. È color puffo. Verniciato da uno molto bravo. Sì, questo qua. Vedete solo il dito, non dico il nome. Sempre io. Assembramento. Qua arrivano i messaggi. Guarda che noi siamo tutti vaccinati, John. Sì. Beviamo della grappa dalla mattina alla sera. Abbiamo anche la febbre, non ce l'abbiamo. Sì. Abbiamo la febbre del sabato sera ormai. Esatto, sì, anche se è mercoledì. Ma ci vediamo quel mercoledì. Vabbè, non è che poi te stai a vedere dei lavori. Sì. Che... Speedy, ci sei Speedy? Ci sono, stavo facendo l'ultimo giro. Maestro. Era secondo, era concentrato. Infatti non ha parlato, hai visto che era davanti. Tempone. Sì. Però bello, intanto già l'ho rubato ancora la pole per 9 millesimi su Bora. Niente, bravo, quindi sei arrivato terzo questa volta? Quarto. Bene. Bravo. Aspetta che si lancia. Lui si deve lanciare, deve scaldarsi. Un diesel. Edoardo, io non so come fai a seguire tutta la live di tuo fratello, perché mi rendo conto che è veramente, cioè, per un fratello è veramente pessimo. Cioè, io ho una sorella e mi vanto sempre di mia sorella, non so come fai, non riesci a vantarti di niente. Fa sempre tanto il nostro Cal in difficoltà, 12esimo di turno, non mi aspettavo il nostro Cal in difficoltà. Tanto vi comunico che c'è Alberto che mi sta scrivendo che ha voglia di spaccare tutto. No, di non far così perché mercoledì prossimo ci serve. Chi che stia qua? Anche io stasera ho voglia di spaccare tutto, credimi. Però siccome metà della roba non è mia, infatti Ale, guardate Ale in protezione. Ma dai, ti volevo chiedere se ti è tornata a te la connessione per... Ma guarda, io prima mi sono connesso un secondo, ma cacciato poi fuori, saltata, quindi non lo so. Adesso c'ho il semaforo verde, sto aspettando che tu mi dica entra pure in race. Non ne parliamo, che magari porta fortuna. Esatto. Abbiamo anche... vedo che bel quartetto che vedo lì. Sì, questi qua, tutti, questi qua sono tutti. Tutti con molti capelli, tranne uno. Questo qua alla mia sinistra. Però, vabbè, molti capelli. Io non so, ormai io. Questi qua sono finti. Io sono il quinto rasta. Esatto. Con voi. Esatto. Ecco. Allora, ciao Pier. Dai, saluta, parla vicino. Intanto Edoardo ti dice è amore. È amore a prima vista soprattutto. Tanto attenzione che pezzo ha fatto lo stesso giro che ha fatto Gianni, perché è a 0000. Puoi vedere, tempo, ha fatto lo stesso tempo. Pari. Io se fossi giallo gli darei la pole a lui. Intanto io vado, ecco, volevo fare la classifica, ma niente. Ma faccio in tempo, sì, manco un minuto. Ti dico che adesso siamo a minuto e 20 dalla partenza della griglia.
tanto io vado a, a fare la foto della classifica. Un minuto e 20 dalla partenza? Sì. Ok, allora mi dici quando stai muovendo. Sentite che è base sotto. Molto però sotto, è molto peggio. Cioè, non è da giostraio come piace a me. Io, non è da giornale. Io voglio. Qualcosa cioè, di più race. Sì, cioè, proprio sai quelle musiche. Vai, biondino, prendi la coda, giro omaggio. questa sera un po' siamo la diretta a 50 così. Siamo a 50 secondi, caro mio pelo. No, mettimi più pressione se puoi. Fammi ecco, il countdown. Ecco, senti la 43, sì. 42, 41, 41, 40. Ecco che si alza 39, dal basso verso 39, l'alto la musica. 34, 33, 32, 31, 30, tutti pronti a tasto guida. Io stavo sbagliando, infatti ho azzeccato adesso. Quindi mancano 20 secondi alla partenza, caro nostro pelo. Bello, senti, mi raccomando, qua. Guida. Ah, guida, sei guida, ma è guida mia. Tu guida, premi il tasto guida. Devi guidare la diretta. Devo guidare la diretta. Pensa a te. Comunque, ti piace questa nuova gruppo di scappati di casa nel vero senso. Tutti in live, loro non ce l'aspettavano. Vi chiamerò i senza tetto. Esatto, wow, esatto, sì. I senza tetto. Race for Will e i senza tetto. Solo su Life is Life Network. Ok, siamo partiti per il giro lanciato. Perfetto. Si sponti in poche curve a scaldare le gomme. Non ci credo. Non ci credo, ci voglio credere. Non dirlo. Non lo dico. No. Intanto vediamo, cominciamo. Aspetta. Sono le ore 14, la temperatura ambiente è di 23 gradi. Il realismo è al top. E tutto al top, come sempre, consumo gomme, carburante sempre al top, ed eccoci qua. Aspetta, eccolo qua. Stavolta ci siamo. Allora andiamo là davanti a vedere un attimino cosa succede. Andiamo a silenziare un attimino la chat in modo che abbiamo tutta la visuale per noi. Il giallo là davanti, seguito a pezzo che si ferma, fa una bella frenatina per mettere in difficoltà tutti quanti. Okay. Intanto anche il Bora ha cambiato scuderia, dall'Audi passata alla Ferrari. Beh, era ora. Giustamente. Era ora. Cioè, di Audi, per fortuna, questa sera neanche una in pista. No, solo. Io rimango con l'unica macchina schierata, al mio fedele McLaren, che okay, siamo a pochi, ma ce l'ho. Semaforo verde, partita la seconda gara qui a Laguna Seca, eliminazione diretta. Eccoli qua. Ho sbagliato linea, comunque, non dirò nessuno. Non ti preoccupare. Non se ne è accorto nessuno. Stiamo accelerando. No, vai tranquillo, tu accelera sempre, anche perché è pessimo la posizione di prima. Il giallo là davanti, Speed in terza posizione. Vediamo là dietro già un contatto. È una Ferrari, adesso vado a cercare di capire chi è. Mi sembra che sia Joe Baskin con la Honda, purtroppo, che non riesce a tornare in il pista. Collega. Il tuo collega subito, con la Honda. Ma il tuo destino subito. Intanto ne vola fuori un altro. Dritto. Un altro drittone, dove è finito? Non lo vediamo più. Appena rientrato. Sentiamo il buon Speedy che sta spalettando come solo lui sa fare. Lo sentiamo, non ha ancora cambiato marcia, adesso non spaletta più. Adesso intanto... la cambio. Eccola. Vice 46. Siamo con lui. Abbiamo visto un'uscita un po' di traverso. Andiamo a vedere i nuovi entrati. Joe Baskin si trova quindi in ultima posizione dopo il dritto con la sua Honda NSX, quindi lo rivedremo sicuramente là davanti, perché la Honda è una macchina che io amo e quindi spero di vederla là davanti. E l'Isaac, 12esima posizione, 11esima per Fustacchione. HFKF 58 in decima, il Calli, il nostro Calli, altro componente del Race for Win, lo troviamo in nona. Christmas, ecco qua c'è il casino. Andiamo là davanti, vediamo un Bora negli scarichi di Speedy. No, nelle scariche di Vicio, Speedy già più avanti. Sono a fianco, ma sì, quanto sì, va sì. L'Lexus sul rettilineo. Mamma mia, mi ha dato una sverniciata l'Lexus sul rettilineo. Mamma mia. Quindi abbiamo pezze e Speedy e anche altro combattimento qua per la battaglia per la seconda posizione. Intanto gli ha già dato 2 secondi il giallo. Intanto col pochettino. Giallo, lui gioca da solo. In solitaria. Sì, ma perché soffre di fame. E quindi lui deve finire la svelta la gara per andare sì, perché già lui mangia tardi. Sì, sì, è vero, mangia tipo alle a mezzanotte lui. Oppala. Sì, già lo mangia tardi. Anche il nostro regista, che però stasera non si fa vedere. Il Bora è in recupero. Bora è in recupero, sta recuperando. Mettimi d'occhio, anche Ciupito, vedete, 0,59 il distacco. E quindi
andiamo a vedere un attimino Ciupito quanto ci metterà a andare negli scarichi di Campetti, anche se sembra uscire più veloce da queste curve, anche là dietro. 5, abbiamo ancora, ok, ho visto tutto, grazie, grazie. Sì, lo so, faccio schifo a fare le dirette, lo puoi dire, non è che mi vergogno, lo so, e sono sincero. Comunque la Moretti top, dicono da casa. Moretti top, lo so, purtroppo. Attenzione, pubblicità occulta. Esatto, esatto. Giriamo l'etichetta al volo. Giriamo l'etichetta, gira l'etichetta. Ma c'è scritto anche dietro, ma... No, non c'è scritto. No, mettila di lato. Mettila di lato. Nascondila, mettila per terra. Tanto nessuno sta... Non si vede. L'Heineken è trasparente. È vero, è vero, perché è verde, guarda. Pazzesco. Guarda, una bottiglia trasparente. Dynamo ci abbiamo anche qua in diretta. Bellissimo. Tanto lungo dietro di me di... Di Bora, abbiamo visto, rientra su Vicio, però con il rischio di colpirlo. Andiamo quindi su Elisac, che vediamo in avvicinamento su Fustacchione, sta riprendendo il gruppo anche lui con la sua Lexus. Anche qua dietro il Cali in difficoltà. HF va sullo sporco e finisce via. Il Cali sembra ancora... Questo, la telecamera sta arrivando, eccola qua. Dov'è Calli? Ciao Calli. Eccolo qua, Calli, vediamo Isaac subito su Fustacchione. Sembra entrarci dentro, molto cattivo. Fustacchione sul Calli. Vediamo tanto Vicio, mi largo. Vicio lungo. Tra Vicio, perché Vicio largo, Vicio largo. Vicio largo, quindi Vicio lo troviamo in undicesima posizione. Ho tagliato lo... Oh, dritto ancora. Il cavatappi a modo di Valentino Rossi. Penso che Vicio abbia dei problemi alla macchina, perché l'ho visto andare per prati con una velocità sproporzionata. Bellissima questa grafica sulla S, dove ricordiamo che Valentino Rossi... Sverniciò. Chi? Stoner. Una certa persona. Nome Stoner. Attenzione! Contatto tra Elisac e Fustacchione. Fa le spese Fustacchione, che va nel prato. Quindi io va tornerei le ortiche. Esatto, va. Giallo continua ad andare per conti suoi. Giallo sempre davanti, 4 secondi 8 su Pez, che Pez però sta recuperando, perché prima erano di più, e non molle, il suo bellissimo Lexus. Intanto abbiamo avuto una serie di disconnessioni, purtroppo, e mi sembra che tra Vicio 46, adesso devo capire chi è che manca, però ho proprio Vicio visto Vicio è volato in fondo, siamo in 12 in classifica adesso, quindi abbiamo avuto una serie di disconnessioni importanti, purtroppo. No, beh, ti ricordo, forse la birra che avete bevuto o l'alcol che state rispiando dai microfoni, che tre piloti sono stati eliminati per il nostro pelo. Non sai che e quindi di conseguenza sono sicuramente meno in griglia. Stiamo sul pezzo, pelo. E quindi è normale che la griglia è un po' più povera, No, vabbè, scusa, mi sono perso. Ma non ho bevuto acqua in realtà ancora. La birra non l'ho ancora toccata. Non è vero, sta mentendo. Allora è l'alcol sul microfono. Sì, sì, è la sambuca con cui con cui disinfetti i microfoni il nostro. Oh, errore di Pez che va larghissimo. E Speedy si fa sotto, Speedy si fa sotto. Guardiamo se se ne approfitta subito Speedy negli scarichi di Pez. Voilà. Sì, ci prova, ma la Lexus sappiamo essere molto più veloce in rettilineo. E quindi adesso gli darà quelle due secondi. Affiancati in questo momento. Guardate la Lexus come va. C'è veramente un'accelerazione impressionante. Oh, mamma mia. Ciao. All'esterno addirittura. All'esterno, sì. Ma c'ha Speedy, guarda Speedy, guarda Speedy. Speedy, staccatore professionista, questa staccata battaglia. Perfetto. Vediamo se c'è l'incrocio, ma... L'incrocio non c'è. Sarà difficile. Anche perché adesso fanno quasi tutte rotonde. Rotonde. E quindi l'incrocio non c'è. Rimaniamo qua davanti, che se vedo là dietro un altro scontro. Parte con la sfanalata la Lexus di Pez. Comincia non a disturbare il nostro Speedy. Andiamo, facciamo un salto un attimo dietro a vedere Bora, che ha sorpassato Campetti, anche se la grafica ce lo dà dietro ancora. E Calli è lì che sta provando a riprendersi la posizione su Campetti, a prendere la sesta posizione. Vicio 46 purtroppo lo troviamo molto arretrato, in decima rischia l'eliminazione. Intanto andiamo a vedere sempre la Pezze, guarda Pezze, ecco perché ho sentito il silenzio di Speedy e quindi stavo pensando Quindi che sarò un po' concentrato, non parlare che sennò tuo fratello che allunga. Sì, la vediamo diretta, andiamo su Speedy, seguiamola dalla sua McLaren 720. Intanto ricordiamo, cominciamo a salutare i nostri amici che ci seguono da Instagram, e gli ricordiamo di trasferirsi su le altre piattaforme social che abbiamo, quindi Facebook e
YouTube. Sì, ricordiamo che oggi abbiamo anche aperto la nuova pagina ufficiale Race for Win su Facebook. Quindi vi aspettiamo di là, tutti. Ragazzi. Un saluto a tutti quelli di Instagram. Salutiamo tutti. Mamma ragazzi, mia, ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ce l'ho fatta, ci siamo evitati. Tu. No, ha scritto tuo fratello, purtroppo. Vai fra adesso. Tuo fratello ha scritto vai, ecco. Fra adesso. Abbiamo un altro gatto nero. Devo dire. Edoardo deve star fermo. Intanto esatto. Arriva là dietro Campetti su. Lo vediamo su Ciupito. Sta subendo l'attacco di Ciupito. Forse l'abbiamo visto arrivare in una staccatona veramente importante là dietro. Guardiamo quando sfrutteranno la situazione. Questo bel gruppone. Ma Vicio 46 sappiamo avere un passo molto veloce, quindi ci aspettiamo che vada all'attacco di questo gruppo per riprendersi, per togliersi d'impiccio, perché l'eliminazione molto, molto difficile, però esatto. Sei persone molto agguerrite. Sì, sì, anche perché stanno occupando tutta la pista, quindi anche se hai un passo molto più veloce non ce la fai, è una pista dove non è facile sorpassare, punti sorpasso direi che a parte credo la curva 1 prima del cavatappi se la fai alla Rossi. Guarda come si difendono. La traiettoria. Rimaniamo qua perché c'è del bello. Vediamo Vicio e Ciupito. Vicio su Lamborghini. No, scusa, cosa Vicio sto dicendo? Ferrari, Vicio su Ferrari Ciupito e su Ciupito Lamborghini. Su Lamborghini. Scontro totalmente italiano. Ci prova. Ci prova a fare il numero di Valentino. L'abbiamo visto nel ghiaione. Adesso dai che proverà qua. Ci prova, secondo me ci prova perché quando lui vuole in fondo. Lui di solito purtroppo quell'incidente gli ha causato il rischio dell'eliminazione e quindi deve sorpassare almeno ancora Ciupito e Campetti, quindi ti volevo chiedere ai nostri Calli dov'è in posizione. Il Calli zitto è lì in quinta posizione, che ha sorpassato Eliza, che ha sorpassato Bora, come sai sempre lui, no? Ha sempre il suo bel passo che alla fine sulla gara rende molto, paga. Rende molto. Intanto io non capisco perché vedo... Speedy, mi stanno dicendo la regia che faccio ancora... come sempre, scusate tutti a casa. No, vai, continua pure a prendermi in giro il nostro regista, che non lo sa che non lo è più il nostro regista. Abbiamo licenziato in seduta stampa. Sto scherzando. Assolutamente, teniamocelo. No, piuttosto licenzio te che licenziare Alex. No, grazie. Così nei denti proprio. Gentile, tanto visto che siete in quattro stasera a commentare, uno di loro tre magari possiamo prenderlo al posto tuo. No, grazie, è un piacere. Un amico. Un amico. Tra l'altro, allora, tu hai detto prima, Speedy, che abbiamo aperto la nostra nuova pagina di Facebook. Quindi vi invitiamo a mettere il like e a seguirci per avere tutte le informazioni, per correre anche con noi. Non abbiate paura, non siamo così veloci come sembra. Soprattutto Speedy va per Prati, quindi su di noi l'avete sempre vinta. Intanto tuo fratello continua a dire: ma che cazzo, fratellino, su. Vabbè dai, per adesso sono comunque a podio, diciamo che mi sto accontentando forse adesso del podio. The last famous peril. Non sto rischiando più di tanto, a 4 minuti dalla fine, inutile andare alla caccia di Pez. Mi sto con calma a quant'essa posizione, speriamo poi, ma magari sai, l'orrore è sempre dietro l'angolo. Sì. Tanto andiamola a vedere là davanti, il direttore. Tanto Vicio 46 è ancora dietro Ciupito e Campetti. Ah, attenzione, Vicio 46 penso un ritiro purtroppo. Aia. Lo vedo ai box. E intanto il giallo là davanti ha dato 15 secondi a pezzo senza saperne leggere né scrivere. Che stava recuperando. Sì, che stava recuperando. E ha fame il giallo, fame. Ormai è ora di cena. Oh, rischio al cavatappi. Peccato, questa sera abbiamo avuto qualche problemino. Peccato, perché la diretta l'avevamo preparata veramente bene. Anche il nostro amico vulcaniano, che sappiamo, eccolo che ci saluta. Saluta da casa, ciao Giallo, mi raccomando, un traversino potresti farcelo già che ci sei. Almeno in chiusura. Tanto invito il vulcaniano, se si segue almeno, a darci qualche commento sul suo stato d'animo questa sera. Sicuramente veramente alterato. Sfortunatissimo. Anche perché Vicio, io e lui ci siamo sentiti questo pomeriggio, no ragazzi? Allora abbiamo detto: ma come posso fare? Ho detto: dai, preparati tutte le macchine. Quindi lui si è messo lì e ha tirato giù tutte le specifiche schede delle macchine, no? E quindi era bello pronto per fare una bella diretta, insomma, anche proprio professionale, insomma, da qualche informazione. Ma guarda, ti dico che durante i libri ci siamo messi lì tutti i piloti, macchina per macchina, quindi preparare anche bene, no? È veramente un peccato, veramente. Mi spiace. Ve lo rivedremo carico la prossima gara a Spa, come safety car poi oltretutto. Sì, speriamo di non... Dai purtroppo... ragazzi, dite la verità.
L'avete sabotato, dai, volete? ditelo, dai. Guarda come è rovinata la macchina di Speedy davanti. Guarda la macchina. È giusto così, una macchina racing. La macchina racing, continua a picchiare con le cose. Christmas. Mi piace a me. Christmas in quarta posizione, Lamborghini. Tante Lamborghini questa sera schierate. Vi ricordo ancora una volta, Christmas è l'unico concorrente che gioca col pad. E non so veramente come faccia. Se si mette a comprare i volanti, ci conviene buttare via il gioco, perché ci darà una grande paga a tutti. Sì, è facile che succeda. Perché il volante, comunque, sappiamo che c'è da prenderci un po' la mano. Tra l'altro, il mio volante lo sto usando adesso, il nostro regista, che sapete che l'abbiamo tirato dentro anche contro la sua volontà nel gruppo, quindi sta provando a correre. PS4, dico, vabbè, è inutile che fai così, che giochi col PC, lo sappiamo, perché ti piace l'FPS velocissimo te, però prima o poi lo tireremo. Ma tanto fra un po' passeranno tutti con noi, anche quelli del PC. Esatto, fra un po' diventeremo un tormentone dell'estate 2021. No, dire il mio. No, esatto, la Saster. Intanto Vicio 46 mi sembra proprio che non riesca, 1 minuto e 37, niente da fare, ritiro per lui, quindi peccato per il nostro Vicio. Andiamo a vedere il Calli è sempre lì con l'Isaac, che si fanno questo bellissimo elastico. Guarda che bello il casco blu di Calli. E andiamo a vedere se si vede come l'altra sera. Che dona molto con gli specchiati rosa. Esatto, devi stare attento, perché è facile che le Ferrari girino coi vetri aperti a volte. Si surriscalda molto, evidentemente, sì. L'abitacolo. Abbiamo visto la diretta scorsa che c'era la Ferrari con i vetri aperti. Beh, qua fa molto caldo qua in Texas, quindi. Però ci sono 30 gradi alla fine, dai. Beh, sì. Ma che sai, il motore che scalda e tutto, no? Sa com'è. Andiamo a vedere quindi per il nostro amico Alan Giobaschini. Intanto vi comunico che il Gianlu ha iniziato l'ultimo giro. Poteva regalarmi una gara molto migliore, diciamo, dai. Ah, ricordiamo di seguirci tutti quanti sui nostri social, e ricordiamo il nostro sponsor Damiani X-Bike, che è anche un nostro corridore, quindi grazie a lui di aver offerto questa bellissima gara. Volevo ricordare, scusami Pelo se ti disturbo, ma stasera mi sa che veramente l'alcol al microfono ti ha fatto male. Infatti no, vabbè, Damiani, ma non è colpa mia. Ci sponsorizza nella prossima gara. Ma fai sponsorizzare anche questa. Ma certo, no, assolutamente. Ha messo le mani avanti. Diciamo che è sponsor totale di Ares for Win, ma sarà sponsor ufficiale per la prossima gara di Spa. Comunque non si fa. Intitolata Damiani. Comunque non è bello correggere il conduttore. È veramente cattivo. Cioè adesso non è per dire. Per Sanremo non lo presenterai mai, te lo dico già. Io credo che se devono pagarti, devono giustificare quello che ti danno, no? Quindi. È giusto che ti correggo ogni tanto. No, non mi puoi correggere. Cioè adesso io ti correggo come guida. Eccolo, tutto di bandiera, l'ultima curva, la butta via come sempre. Guardiamo. L'ultima. Perché questa bellissima inquadratura delle gomme dei box? Ci sta. Ok, eccolo, va a vincere qua. La seconda gara di questo bellissimo evento eliminazione. Olè, il leader, guarda, seguito da Pezze, che sta arrivando alla ultima curva in questo momento. Lui motorizzato Lexus. Velocissima, ricordiamo. Velocissima, inter rettilineo, l'ha detto anche il nostro Speedy. E andiamo a portare a casa il podio, ragazzi. E la sua McLaren porta a casa il podio. Se non fai un traverso ti do 150 punti di penalità. Siccome il direttore delle gare sono io. Nel ghiaione non vale, però Christmas. Arriva quarta posizione Christmas, il nostro mitico Calli con la macchina con i cerchi rosa, gli specchietti rosa. Con Lambo. E il casco blu. Va a prendere la quinta esatto. E l'Isaac, altra Lexus schierata in pista, sesta posizione. Campetti su Porsche questa sera, a differenza del solito che lo vediamo su Ferrari. Bora. Bora in Ferrari anche lui, ottava posizione. Se viene anticipato da Ciupitu. Viene fregato Ciupitu. All'ultimo. Ciupitu. Stasera proprio non ne c'entro una, forse è meglio rinterromperla qua. Ci sta, Ciupito. Giobaskin arriva con l'Honda del nostro amico Alan, è proprio uguale? No, uguale. Proprio adesso vorrei sentire mio fratello che mi fa un complimento per il podio. Voglio sentire mio fratello. Fratello sono mio. Commosso. Esatto, Edoardo, sono commosso, l'ha detto, sono commosso. Bellissima questa diretta non convenzionale, abbiamo sbagliato più o meno tutto, per giusto? Guardate che bellissima la grafica. È una diretta bloccata sui fumogeni. Perché comunque sia, la gente non sa, ma essere in diretta non è facile, no? Quindi l'emozione c'è sempre. Sembra facile, ma non è. Ma non è difficile.
come raccontava un po' la nostra poll, sembra tal come non è, serve a darti allegria, più o meno la diretta, una diretta è simile. Se vai avanti così, a me tocca dire al culmine di un giorno noioso. Guarda che bello che c'hai anche questo fumo verde. È vero, guarda, sembra un po' di essere Mugello. Testa, sì, essere Mugello verde. Beh, subito giallo, poi... Sì, già. Adesso quindi fra un po' ci prepareremo per queste terze qualifiche sempre da 5 minuti. Ricordiamo che 5 minuti di qualifiche, quindi abbiamo sempre il solito stacchetto nostro di 5 minuti. Entra... Ma adesso di importante, sì, pacchetto. Sì, arriva Charles Leclerc. È Heineken che parla, ragazzi. No, non è Heineken, ragazzi, non ho ancora bevuto, ripeto. Secondo me stasera Speedy ci licenziano tutti qua. Va bene, il caso è stata una bella esperienza, mettiamola. Sì, esatto, è stato bellissimo. Mettiamo le mani avanti. Vabbè, dai, ieri è mancata Malena. Giusto? È vero, vedi però Ok, e oggi casualmente è stata questi problemi di connessione, quindi siamo pari, ok? Quindi non possono licenziarsi, esatto. Perché tanto anche loro ieri hanno avuto una defiance. Tanto non piccola, perché noi, cioè, alla fine mal che vada perdiamo te. Che voglio dire, sei un bel ragazzo. Dopo vi faremo vedere Speedy dal vivo, che si collegherà anche lui con le telecamere e tutto il resto. Però a fine gara lo faccio volentieri. Esatto, però vedete che l'unica cosa di bello che c'è è il pizzetto. Sì, c'è un pizzetto di 80 centimetri che è bellissimo. Intanto Gianluca scrive: saluti i colleghi. Oh, se non segui la diretta e non sai i nomi, sì. Ti saluto Alan che sta andando. Ciao Alan, licenziato. Carissimo. Bellissimo, bellissimo. Intanto io vado a questo punto a fare il mio solito giochino, sperando che tutto funzioni tutto bene. Tutto va di bene. Bim bombera, com'era? Che gnacciuli frulli di spirilli calitoso. Sì. Ricordiamo l'ultima gara, 10 minuti, proprio una gara sprint. Quindi è importante anche il carico di benzina da mettere dentro la macchina per 10 giri, fare il calcolo giusto e sì. Gas a martello. Allora, intanto andiamo a occupare questo stacco pubblicitario, grazie per il consiglio, non c'ho neanche l'italiano stasera, con un altro brano di Life is Life Netto, Zicchi Zacca, che già ci leggo poco, Yulla. A presto, a dopo. A dopo, ragazzi. Mi perfuma in tu bocca e su un frenesi. Chiedo che lo metas dentro di me. Ziggy ziggy zaga y smelassi. Ziggy ziggy zaga damelassi. Me gusta fuerte, duro, lento, fuerte, duro, damelo. Me encanta suave, rico, lento, duro, fuerte, damelo. Ziggy ziggy zaga zaga, toda la noche. Ziggy ziggy zaga zaga, arrancame la ropa. Ziggy ziggy zaga zaga, agarrame el cabello. Ziggy ziggy zaga zaga, muérdeme la boca. Ziggy zaga, ziggy 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 ziggy zaga. Que comas mi fruta si quieras en buya, tu nangelito, yo tu chica mala. Que grito, me encanta si me das nalgadas. Y cuando por el cuello me agarras, en la cama soy la que comanda. Comanda, comanda, en la cama soy la que comanda. Comanda, comanda, en la cama soy la que comanda. Tú y yo si hacemos ziqui ziqui zaga. Tú y yo si hacemos ziqui ziqui zaga. Si hacemos ziki ziki zaga, ziki ziki zaga zaga, toda la noche. Ziki ziki zaga zaga, arrancame la ropa. Ziki ziki zaga zaga, agarrame el cabello. Ziki ziki zaga zaga, muérdeme la boca. Ziki ziki zaga,
ziki saka, ziki ziki saka, ziki ziki saka, ziki ziki saka, ziki ziki saka. Eccoci qua, ritornati sempre qua, ecco, Race for Win, dagli studi di Live is Life Network. Lo ricordiamo, vi abbiamo lasciato un attimo con uno stacco pubblicitario musicale offerto dal nostro Ali in regia. Bravissimo Ali in regia, sei il numero uno. Come sempre abbiamo il solito problemino del server, che sembra proprio essere proprio simpatico stasera. Allora non torniamo qui. Sentiamo se arriva anche il nostro ben amato Speedy, che sta in questo momento effettuando le... Grande Alan, Gianluca dice. Grande Alan, sì. grazie. Ecco Speedy. Non ho ancora fatto un giro. Sarebbe buona cosa che tu lo facessi, se no va a finire che parti dietro come sempre. Anche perché dopo un adesso terzo posto, mi lancio in questo momento. Non è il massimo. Dopo il terzo posto, giustamente, come dice. Grande Alan, intanto Gianluca ha mandato. Grazie ancora, grazie. Che non grazie. Abbiamo ancora capito che l'ha mandato nel nostro gruppo. Però è arrivato, l'abbiamo tenuto, è anche bravo. Ricordiamo che il Giallo fa parte del nostro gruppo e per quelli che volessero iscriversi e anche alle prime esperienze, il Giallo dà consigli su assetti, come guidare, il nostro, diciamo, secondo me me tecnico anche di pista. Qualcuno a casa tua, probabilmente. Giusto, giusto. È vero, è vero. Quindi fa un po' da tutorial. Sì, intanto arriva un altro commento da Massi77. Peccato Massi che sei saltato, davvero. Ciao Massi. Grazie per Massi. I complimenti. Purtroppo stasera anche per noi è difficoltoso connettersi con il server, quindi fa tribolare, ma non è colpa nostra, ricordiamo, speriamo nell'aggiornamento. Guardate che bello il braccio di Cicci, intanto è leggermente possente confronto agli altri, cioè, lo puoi mettere per favore, io mi sento a disagio. Se vuoi faccio il cambio, no, c'è ancora più grosso dopo in mezzo a tutto. No, perché sono davanti, vedo. Intanto allora dici io non metto le braccia sul tavolo, ma in questo momento non ho ancora fatto un giro perché sono andato fuori pista, mi ha annullato il giro, quindi vediamo se riesco a completarlo adesso, se no partirò dalle retrovie. In questo momento sono nono. No, dai. Potrei partire anche ultimo, vediamo se riesco a fare quest'ultimo giro, se me lo dà buono il tempo. Intanto il nostro regista ti sta dando la carica con la nostra musica da giostre. Bellissima questa fase. Inserire gettone, nuova la corsa. Sì, è bellissima. Infatti io la faccio ascoltare delle volte. Non è che voglio fare il buco, come dopo. Lo faccio per apprezzare la musica. Esatto, giusto. È bellissima. Sentite qualche sound. Tanto peccato che ho fatto anche un buon tempo, ma mi ha annullato, giustamente. Se vai per Prati, il gioco è stare sulla striscia nera. ma c'era lì una bella Tusa che voleva un autografo. Cosa facevo? Giustamente. Non mi fermavo. No. La salunga. Guarda che Speedy, ragazzi. Niente, mi ha annullato ancora il giro, quindi Speedy, andare box, non scontentarti. Vado ai box, che tanto il giro mi ha annullato anche sto giro, quindi partirò o ultimo o nono. Ma anche vedo che anche il nostro Carlo è dietro di me, di decimo. Intanto ti chiedo se ci puoi dare i tempi della qualifica e le posizioni. Allora, Pezzo in questo momento è primo con 1:23.607, seguito dal Giallo con 3 decimi di differenza. Terzo Eliasac con 9 decimi, Vicio quarto con 1 secondo, Campetti quindi 1:08, sesto Ciupito con 2 secondi, sesto Campetti con 1:09, Christmas 2:03, Giobba 3:07, io i Calli non abbiamo fatto il tempo. Non qualificato. Intanto arriva un altro commento da Giorgi Pisio, che ringraziamo, grazie davvero. Che ci fai complimenti, che siete una figata. Molto bene. Ha paura. Siete una figaggine. Ma stasera io meglio che sto zitto come centro mezzo. Vabbè. Ma è l'emozione. Sì, perché stasera per la prima gruppo, volta c'è esatto, il gruppo la connessione che sa tutto, esatto, l'emozione. Intanto Cicci, vogliamo ricordare gli amici da casa. Metti via quel braccio, Cicci. No, voglio ricordare. No, lascialo. Lo metto in nero, guarda. Intanto io nel frattempo che finisco mi alzerò per andare a fare una sigaretta. Preparo la sigaretta per la gara. Siamo troppo piccoli per la gara. No, io volevo ricordare un attimo a casa. Tu non lo sai ancora, ma diamo un inedito. Allora, questo ragazzo di fianco alla mia sinistra,
alla mia sinistra. Alla mia sinistra, Alan, okay, ha comprato questa Honda, giusto? Questa Honda. Parlavamo prima, bellissima tra l'altro. Un'Honda molto che bello, ormai non ce n'è più in giro, col mulettino che viene a prendere la capote, la mette dentro, motore VTEC in bombera. Tutto una preparazione da paura, no? La mia va più forte. Siamo andati a fare un giro in collina, non diciamo dove. Non si può dire dove. Non si può dire dove. No, in Germania. Eravamo in Germania, nella strada dove non c'erano limiti. Con tutti i paesi proprio in Germania. E la prese di santa ragione dal 106. Dal 106. Non c'è storia. Non c'è storia. Mio ragazzi, ma la 106 è 106, no, non dirlo, no, oh, non incidere, oh, anche, ragazzi, oh, è un po' come la 205, sono quelle macchine che non ce n'è, non ce n'è. Tanto non ce n'è. Ti dico che siamo in griglia a un secondo e 20 dalla partenza. Perfetto. Un secondo perché non un secondo e 20. Scusa, un minuto e 20, scusa, Secondo e 20 ero già in ritardo. Sì, infatti. Anch'io ero in ritardo, eh. Allora, però continuiamo con l'inedito. Perché non è finita lì. E lui è venuto a casa un po' scosso. Allora abbiamo detto: vabbè, dai, stavolta prendo su la mia Skoda. No, però all'andata aveva la giustificazione che aveva Zavorra in macchina perché c'ero io. E il 106 era solitario. E io avevo preso la macchina da un mese, dai, diciamolo. No, tutta. No, diciamola tutta. Allora, tutta, la volta dopo, cosa abbiamo fatto? Io ho preso il mio familiare, la mia Skoda. La Skoda Ottavia. La Croda, sì. La Croda Ottavia. Con la Crocchio. No, no, ok. E c'avevo su il contrappeso, ce l'avevo io stavolta. Sì, c'ero io. Però non ho capito cosa è successo. Cioè, mi sembra che davanti sia arrivata sempre quella macchina sempre azzurra lì, brutta, la Skoda, no? Che era la mia, la macchina no, azzurra. No. La sua no, è blu, è anche dal Tony. Se vuoi farti guardare negli occhi della telecamera. Scusate, 30 secondi alla partenza, secondi, qui, 30 secondi. Ti dico. Sì, ma purtroppo ancora non mi aggiorna. Sai che c'è il famoso nel server, ti dice in che qualifica, se sei in qualifica, suoi. Quindi sta ancora facendo i fatti suoi. Intanto aspettiamo. Edoardo richiede un'altra diretta così. Ah, niente, quindi ragazzi vi abbiamo affiliato. Pier, non stai parlando? No, sono di poche parole stasera. Ricordaci che macchina hai tu, dai, visto che stiamo parlando di macchine, parla anche tu della tua. No, lasciamo stare. Cos'ha? Una macchina che è un mito. È il cuore sportivo. Sì, un mito. Il cuore sportivo. Vabbè, ve lo giuro, soprattutto il mio pandino darvi paga. Sì, voglio. Pandina, comunque secondo me nel cavatappi poteva dire la sua. Esatto. Pandino, sì. Come siete messi? Si è girato così. Come siete messi? State partendo? Siamo a qual cavatappi. Perfetto. Allora, aspetto ancora un secondino, dimmi quando siete nei pressi dell'ultima curva. Per piacere, Speedy. Tanto sentiamo il sound. Certo. Senti qua. Il basso che pompa. No, ma cioè, tu puoi venire in diretta anche tu a sto punto. Ah, sì, tanto. Vabbè, ma c'è poco da fare. Accendi la telecamera, su. Fatti vedere. Da casa vogliono vedere tutti Ali regia. È vero o no? Scrivetelo nei commenti se volete vedere il nostro regista. Fatti di vedere, Ali. Eccolo qua. Mi dico che siamo alla penultima curva. Penultima curva. Sì, che bello. Non siamo entrati, No. Non ce la possiamo fare. Ok, perfetto, ci siamo, stiamo arrivando. Eccoci qua, bellissimo il server questa sera. L'hai fatta poche volte, quella password lì. Hai visto la velocità con i pollici? Ormai c'è un'artrite reumatoide nei pollici a forza di fare quella password. Sì, beh, sì. Ci siamo. Eccoli qua. Quindi chiedo al nostro regista di andare in diretta. Adesso arriverà, eccola qua, ci siamo. Via, eccoli. Semaforo verde, partiti, il Gianlu là davanti, seguito da Pezza all'esterno che ci prova subito. In esterno vediamo Elisa che è dietro e Vicio 46 che stavolta vuole portarsi via, ma purtroppo ciupito, è stato il Calli, il mio amico, mi ha tamponato. Ciao, il Calli ha buttato fuori Speedy. Andiamo a vedere appunto Vicio là davanti, tutti insieme, gruppone, ciupito si botta su Bora, Joba Skin con l'Onda come il nostro amico è sempre dietro. Ok, gara di rimonta. Gara è che non è facile, 10 minuti e non sarà facile. Potrebbero essere molte battaglie. Devi spingere, c'è da spingere. Te non devi guardare la diretta, tanto stasera ci siamo qua in tanti. Ci siamo in tanti, un po' di confusione la facciamo. Sì, siamo bravi a fare del bordello noi. Ricordiamo che potete trovare il nostro ben amato Cicci. Tanto qua possiamo fare le marchette, vero? Sì. Quindi sì, facciamole. No, dici qualcosa del tuo ristorante, dov'è, cosa fai? Noi siamo su Rossena, sotto il castello, il comune di Canossa. Facciamo di tutto, paste fresche, tortelli, funghi, tutto rigorosamente fresco. Anche un massaggio alla schiena dopo aver cenato. Sì. Non da me però. No. E intanto Pezzo è fuori. Di traverso lungo. Pezzo è lungo e fuori, quindi viene sopravanzato sia da Vicio 46 che Christmas. Sì.
Quindi gara ancora in... Intanto io sto sempre facendo pss, come sempre con la bocca, ma va bene lo stesso. Esatto. Tiriamo giù. No, e Gianlu intanto due secondi li ha già rifilati. Esatto, esatto. Gianlu gioca da solo. Gianlu va bene così. Vi volevo far vedere intanto, intanto per attenzione. Il passo che pompa. Esatto, esatto. Grande Chiara. Intanto abbiamo l'attacco di Ciupitu su Bora che gli è arrivato negli scarichi. Intanto se notate il nostro speed è là in fondo. A un secondo e mezzo. Neanche troppo lontano. Simil contatto. Guardiamo qua, questa sera è una gara molto combattuta. Intanto vado là davanti perché vedo che Campetti, attenzione, Speedy che esce di traverso anche in questa curva. Campetti sta arrivando a bomba su Christmas e quindi ci aspettiamo un attacco. Quindi c'è il duello di prima? Sì, in teoria dovrebbe esserci proprio il duello di prima, Porsche versus Lamborghini. Quindi casa Volkswagen, via. E intanto vi comunico che stiamo tornando online anche su Instagram per darvi questa opportunità di seguirci. Intanto anche il nostro Edoardo ha fatto un altro commento. Edoardo, ti aspetto. Esatto, esatto. Tanto un giro in moto, dice. Giro in moto anche... su di lì, bellissimo. Eh sì. Eh sì, è proprio la strada giusta. Ah, no, niente. Cosa hai fatto? Speedy, la macchina, non mi parte la macchina. No. Bora su Calli. Bora su Calli. Niente, niente. Gara 2, ultima gara, ho fatto la grossa figura di M. Bravo, bravo, bravo. No, dove poi, ma diciamola proprio, tutto, di merda, ma diciamola proprio. Bravo, ma diciamo, ma di merda. Ma sì, ma stasera. Giusto e giusto, ma si può dire tutto stasera. Ma sì, intanto devo vedere Campetti, 6 decimi di distacco da Christmas, e quindi ci aspettiamo un attacco a breve. Intanto però è un casino, anche Bora è arrivato su Calli, ma Ciupito è arrivato su di lui. Su Bora. Tutti insieme, ragazzi. Tutti insieme, appassionatamente. C'è questo la guerra. Trenino lunghissimo. Campetti e recupero. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, tu non parli? Sei venuto qua in diretta? Guardalo, È concentrato. Ma ha fregato di uscire. Giro in moto. Sono troppo concentrato sulla gara. Quando sento parlare di moto io mi distraggo. Dai, Chiara, la nostra Chiara si dispera. Sì, esatto. Si dispera per te, si dispera per te, Speedy. Quindi attenzione. Attenzione, perché la Chiara, dovete sapere che è la compagna, amorosa, moglie, non ho ancora capito, del Giallo. Perfetto. Hai capito. No. No, non dice niente. Non diciamo Christmas lungo, cavatappi. Cavatappi, bellissima. Christmas. Bravo Christmas. Fa così. E andiamo a vedere Bora, che è sempre lì che sta. Ah, Bora ormai ce l'ha il Calli. Ce l'ha, tiro. L'ha messo nel mirino del Ferrari. E guarda dietro. Sta cominciando. Ciupito lì che aspetta. Intanto Fra si lamenta, il fratello di Speedy, poverino, ormai non ne ha più. E intanto Bora. Ciupito gli frega tutti e due, ma sembra arrivato lungo forse. No, ha fatto un croce di traiettoria, si prova, ma guardiamolo. Ciupito, grande staccata. Guardiamo lo scontro tra italiane, tra Lamborghini e Ferrari. Uno scontro che dura da anni. Da anni. Ma poi, scusate se vi interrompo, ma la gente non sa che la gara 3 la vinci che arriva ultimo. Cioè, questa cosa non si sa. Sembra che io. No, io faccio apposta. Perché vinco io in questo caso, capito? Bora, intanto, ha salvato l'impossibile, possiamo dire. Cioè, ha perso due posizioni. Mi fai fare due posizioni. Guardate cosa scrive il fratello. Mi fai fare la figura del becchino con il gatto nero in braccio. Bellissimo, bellissimo. Ricordiamo che mercoledì prossimo lo vogliamo con noi in diretta. Sì, sì, ormai è d'obbligo. Così, ma così magari non mi porta male. Facciamo un rave ormai in questo studio, va bene? Sì, sì, facciamo. Mi piace. The rave party, live is life network. Attenzione, rave for win. Rave for win. Intanto vediamo Eliza che esoba skin su Honda, che stanno iniziando una battaglia. Che ormai. Gioca Skin mi ha ascoltato. Prima ha detto. Bora inferocito. Per regalarmi le emozioni, lo sta facendo. Bora inferocito. Bora inferocito perché si trova in eliminazione. Sì. È ufficialmente in posto da eliminazione. Allora andrei a vedere. No, questa è l'ultima gara, quindi non c'è più eliminazione. Perde basta. Il nostro pelo goffo invece perde tanti colpi invece che del pelo e basta. Sì, stasera è meglio se stavo a casa sul divano. Ma comunque ci stai, è stata una giornata impegnativa al lavoro, quindi sai. Immagino, guarda, aspetta che ti asciuga ancora il cibo. Ascolta, non fare così, perché l'altra volta il mio capo mi stava guardando, capito? Oh. E dopo va a finire che sembra vero.
Intanto andiamo a vedere là davanti, non l'abbiamo ancora inquadrato. 4 secondi e 7. Grande Giallo. Ormai ha trovato feeling con questa Porsche. Eccolo che ci sta salutando, guardate lo slampeggio dei DRL. Luci diurne per lui. 4 frecce attaccate. 4 frecce, sempre lui. Sempre. Quindi puoi selezionare anche o lampeggio con Fendinebbia o abbagliante. Puoi selezionare un sacco di cose, non mi chiedere proprio, proprio realistico. Quindi lui è in passeggio totale, 4 frecce attaccate. Sì, lui ha messo 4 frecce. In realtà butta anche 5-2. Sì, cioè. È proprio quello. Christmas. Christmas, quanto fa un po' di lungo. Campetti che taglia in uscita. Il Calli, il nostro Calli, l'abbiamo incontrato poco questa sera. L'altro componente del mitico gruppo. Eccomi qua, adesso rimango qua fermo in salita perché la macchina in salita non parte. Con calma, mi fermo a fare benzina e riparto. Intanto Campetti ha passato Christmas. Sì, proprio sì. Così. E gli ha dato così. Anche un bel distacco. Magari quindi, errore di Christmas. Errore. 666 tra l'altro. Sì, anche perché ricordiamo il numero. Christmas lo vediamo abbastanza vicino al Calli, quindi deve aver proprio sbagliato qualcosa. Sì, ormai sono lì. Intanto Ciupito comunque non molla, Ciupito è un pilota che è da tenere d'occhio lì. Perché è veramente sì, anche nuovo ingresso anche lui. Nuovo ingresso anche lui assieme a Joba Skin e l'Isaac che abbiamo già visto, ma possiamo decretare che è nuovo anche lui. Quindi vediamo appunto che abbiamo una bella classifica, purtroppo problemi di live per noi. Mancano ancora 2:06, la temperatura è 34 gradi, 26 quella dell'atmosfera. Si è alzata la temperatura. Sì, quindi vediamo anche la tenuta delle gomme, anche se in realtà è una gara molto corta, quindi in teoria non dovremmo avere problemi. Intanto vediamo Vizio 46 che questa volta è là davanti. È là davanti che Vizio sta 46 provando. Sponsorizzato, tutto ufficiale. Tutto ufficiale, non diciamo, no, non lo diciamo perché non c'è ancora chiamato per fare la puntata. Niente. Quindi quando ci chiameranno a fare la puntata diciamo che il nome dello sponsor di leggermente lungo. Pezze però è lì, con un cazza bombardiere con la Lexus. Con questo Lexus velocissimo, adesso vedremo sul dritto cosa ci combina. Tra l'altro la Lexus a mio parere è bellissima da vedere. È molto aggressiva come macchina. Sì. Esatto. È anche molto al suolo, si vede, passa forse un dito al suolo. Sì. Intanto vado a vedere Ciupito là dietro, il distacco mi dà 8 decimi. Ormai direi che si sono allineate tranne Bora e l'Isaac. Purtroppo vedo l'Isaac là dietro. Errore di l'Isaac. Quindi Bora l'ha scampata, non ho posto per lui. Joba Skin. L'altra bellissima Lexus. Andiamo a vedere. Stiamo ancora all'ultimo. Intanto dovrebbe ormai iniziare l'ultimo giro, il giallo. Andiamo a vedere dov'è. Manca ancora metà pista, quindi abbiamo ancora metà pista. Il nostro Speedy che non parla più, dove è finito? Speedy, guarda. Ma son qua tranquillo. Ok, ci sei. L'ultima posizione. Fa la scopa. Ho poco da commentare, quindi. Puoi attaccare anche le quattro frecce per piacere, così puoi fare la 0-0. Però potresti farci un giro di tutto spettacolo. A esatto, punto. Esatto. Tutto di traverso. Facci qualche traverso, Speedy, su. Ma diciamo che la McLaren non è molto facile da portare di traverso, eh. È una macchina piantata lì, dritta. Allora, adesso Alan, siccome lui ha detto questa cosa, vai. Io stasera smonterò la play, andrò a casa, okay. E ti farò un solo video per te dove vedi la MP McLaren di traverso. Va bene. No, ma perché? Ma perché ci toglie le molle? Ci toglie. Attivati, infatti. Il giallo intanto ha cominciato l'ultimo giro. L'ultimo giro per anche il lui. Giallo che è con un bicchiere di prosecco in mano. Esatto. Sì. È sempre in diretta, è sempre stato il primo in questo evento. Ho fatto un traverso adesso, se mi inquadravi. No. Ho fatto doppio. Possiamo riprendere un replay? E infatti sono arrivato lungo. A farlumare. Fortuna che la gara è finita. Intanto tuo fratello ti dice che sei a farlumarelle. Che tradotto sarebbe? Sai quegli omini vecchio che si mette. Ah, lumarelle. Intanto Vizio 46 su pezzo all'ultimo, gli restituisce il favore, si erano appena sorpassati. Bello. Rimaniamo qui perché comunque è l'unico scontro forse che abbiamo. Largo, ma puoi stringere subito. Però guardate la Lexus. A favore la guardate staccata, la però subito sinistra destra di traverso se la tiene. Peccato. Sarebbe venuto traverso da paura. Oh, ragazzi, vi siete persi un traverso da Valentino Rossi, ve lo dico, Adesso a Campetti addosso. Andiamo a vedere Vicio, rimaniamo su Vicio.
Ho perso. Dov'è Vicio? Il secondo, secondo. Secondo, però è... No, è terzo, terzo. È terzo. Intanto vedo un'altra bandiera gialla. Lilger ha terminato la gara, quindi scusa. Che... Eccolo qua, sono ciao Giallo. Sono diventato decimo. Attenzione. Qualcuno ha sbagliato, sono decimo. Forse o Eliza o Jobaskin. Pez! È arrivato secondo, Vicio terzo, Campetti quarto, arrivano adesso Christmas quinto, Ciupito sesto, ottima gara anche per Ciupito. Ricordiamo Christmas con Pad. Il Pad. Il Cagli è arrivato settimo, Bora ottavo e Isaac nono. Attenzione, nono, ho passato un altro, pensa che era Jobba che ha sbagliato. E mi trovo nono? E l'Isaac, non sono arrivato l'Isaac ha sbagliato. L'Isaac. Bene, non sono arrivato nono, sono contentissimo. Dopo una partenza disastrosa. Va bene, tutto fa brodo. Quindi l'importante è mai mollare. L'importante mai mollare. Quindi adesso Spiri, visto che abbiamo finito le gare, io ti inviterei ufficialmente in live. Arrivo subito che faccio la foto di Rito, purtroppo devo fare la foto, che ho un lavoro da fare a fine gara, quindi sistemare tutta la classifica. Anche perché secondo me qualche penalità, qualche reclamo perlomeno arriverà. Vedremo sulle gare sprint, spero di no, perché tante che reclami devi fare. Allora, adesso quindi attivo la telecamera per voi. Gianlu non delude mai, scrive Giorgi Piso. Togliamo, Chiara ufficialmente la first lady. Le cuffie rosa. No, tiele. Non so se mi vedete. Gira il telefono per cortesia. Che mi dicono dalla regia che hai il telefono verticale, mettilo orizzontale. Aspetta che vado ad accendere l'altra luce, così mi vedete la mia bella pelata e il mio pizzo. Io sono 8 anni che sono qua a abitare, non so ancora quali sono i pulsanti delle luci. Vai ecco tranquillo, qua. Anche in casa mia. Aspetta Speedy, perché ciao, ragazzi, vediamo uno tutti con i capelli, ecco ancora. Non so chi sia. No, quello lì è Charles. Ah, ok. Però c'hai i capelli, quindi... Ma dovrebbe arrivare in questo momento. Sospettiamo un attimino. Intanto abbiamo qua sempre la First Lady Race for Win, Da Giorgia, non scrivi più, Giorgia, si deve dire Giorgi. Qual è Giorgio, il tuo stato Giorgio d'animo rispetto al Gianlu, chiamiamolo così. Cioè sei morosa, sei fidanzata, sì, sei compagno, cioè dobbiamo saperle quelle cose qua noi. Cosa, non è che possiamo fare solo Grande Fratello. No, esatto, esatto. Cioè noi dobbiamo, siamo qua per sapere un pochino i fatti vostri, fatti anche vostri. Anche voi che ci seguite da casa, diteci un po' i cavolacci vostri e li manderemo in onda. Fateci compagnia. Fateci compagnia a questi quattro. Tanto vi faccio vedere la mia bella postazione costruita con una sedia dell'IKEA. Adesso dovrebbe arrivare. Con il prezzo di 5 euro ho fatto una. Come bella 5 postazione. Euro? È un po' troppo. Giorgio, intanto la risposta. Ricordiamo che Pelo Goffo ha una sedia che scivola. Ma non è vero, non è vero. Ho avuto la cassetta da uva fino all'altro giorno. Quando freni ti sposti di un metro, ma va bene così. Intanto la Chiara che ha risposto a Giorgi. Ha detto: sono sempre sul pezzo. Bravissimi tutti, diretta spettacolare. Non c'è ancora risposta. Grazie Chiara. Mille. Ecco, ci giro intorno. Ma secondo me, perché non, secondo me non voglio rispondere. Comunque, complimenti per il pizzetto. Devo dare ragione a buon Pelo. Grazie. Adesso un attimo che arriva. Mi sono rimasti solo questi peli qua. Sono gli unici che mi sono rimasti. È la badante del Cagli. È la badante del Cagli. Grande Cagli. Giorgi suggerisce la badante Giorgi, del Cagli. La badante del Cagli. Sì, del Cagli. Fidanzata, non mi vuole sposare. Gianlu. Perché sta diventando famoso Gianlu, quindi no? Abbiamo scoperto attenzione il vaso di Pandora. Cioè adesso abbiamo rovinato una famiglia stasera. Intanto, Vulcaniano, se ci senti, dacci qualche segno di vita, se almeno ti funziona qualcosa. In modo da interagire un po' con lui, ma mi sa che proprio è saltato completamente. Sì, tutto. È saltato completamente. Purtroppo. Ma dov'è il nostro Halle? Il nostro Halle DJ? Dov'è? Voglio vedere. Arriva. Sta lavorando per noi, perché ancora stai arrivando. Intanto abbiamo messo bellissimo, stupendo, perché noi dovete sapere cosa di soggetto, perché non capiamo. Vai adesso, eccolo qua. Siamo in diretta. Eccoci. No, ma infatti, aspettate un attimo. Vi devo svelare una cosa ad Alan, che prima stava commentando il tuo pizzetto. Allora, vedi di qua, c'è scritto anteprima. Aspetta, di là, diretta. Okay. Se tu commenti di qua, di là non lo vedono la gente a casa. Ok, ci sono. Beh, chiarito l'importante tutto. È capire. L'importante è capire. Ciao Speedy, guarda come sei bello. Speedy è con noi.
La ringrazio. La ringrazio, cioè, solo così, basta, cioè, adesso ti ho presentato. Molto informale. Non so, se vuoi presentarmi qualcuna, non so, vengo anche giù al volo. Oh, un primo piano, fate un che guarda. Allora facciamo anche un primo piano, che c'ho la casa in vendita, quindi faccio anche un primo piano dalla casa. Vai, 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 allora, vai, quanti vai, metri quadri? Si può fare un tour. Sono 75 metri quadri, entro locale con due bagni, chiamami, due camere, mi collego. Gianluca, wow. Mandato. Ok, intanto se il nostro il nostro regista riesce a chiamare, forse, non lo so, adesso è tardi. Proviamo, sì, Giallo. Stai lì, Giallo. Giallo, l'hai scaricato Skype, perché Giallo esatto, non sa ancora di questa cosa. Attenzione, perché Giallo sui social è un po'... Magari chiedo anche se i Calli se ci sente. A questo punto magari mi fa intervenire anche il nostro capo Calli. Lo salute. Ma io tanto bevo, perché tanto ormai... C'ha la gola secca. Come quello del commento. Chi l'ha mandato, Gianluca? Ce l'ha con questo Gianluca mandato, tu mi confermi che è anche il tuo nick di Skype, non che io faccio cercare una cosa uno e poi dopo non è quello, perché dopo vengo lì e con le mani cariche di carità, come diceva Sorna Usica. Niente, tante. Allora, Gianluca, se puoi per piacere mandare un messaggio alla Live is Life Network, l'ho detto bene? Sì. Quasi. Lo porti via. Ti farei cantare il jingle, guardi. Sei curioso. Beh, Spidi, sei di poca... Allora, raccontaci questa gara, tu che l'hai vissuta. L'ho vissuta l'ultima. Oddio, buono, guarda. Comunque, dai, ho fatto una partenza bella. Mi sono venuto addosso, credo, il mio carissimo rivale amico Carlo. Ma fa niente. Non roviniamo le amicizie. Io chiederei penalità. E poi la gara purtroppo è stata compromessa da quella partenza lì disastrosa, mi sono trovato ultimo, però alla fine due posizioni le ho recuperate e va benissimo così. Nato, ma contento, arriva mai mollare. Arriva il commento da Reis. Sì, infatti, lo confermiamo. Allora chiamiamo anche il Carlo se possibile, magari visto che ci sente, se accede a Skype magari riusciamo a contattare anche lui. Tanto alziamo questa musica di sottofondo. Tu, Speedy, diciamo, non alziamo la musica di sottofondo. Non l'alziamo. Va bene. Intanto. Speedy. Il Calli ha cannonato in tutti. Cannonato in tutti i sensi. Su capello. Grazie, Calli. Però ce l'hanno un po' tutti con te. Lo so, ma tanto alla fine loro non sanno ancora una cosa. Ai. Non lo diciamo. Confermo. Quando firma. Gianluca, confermo. Quando firma. È la firma. Aia. E qui ma comando tanto, io. Tanto, questa è casa mia. Ma gli insulti ti possono arrivare comunque. Lo so, vabbè, ma quelli arrivano sempre. Ma Pelo, sai che senza di noi non va da nessuna parte. Lo sai benissimo. Io non vi voglio abbandonare. Voglio lasciare a casa il Calli. Perché visto che mi fa succa. Fa succa in diretta. Cioè. Attenzione, che Carlo scrive chiamami. Pensa se scriveva videochiamami, tornavamo a Vodafone. chi è che la faceva? Valerio Marini. Chiamami su Skype. Adesso non so che sta arrivando. Sta arrivando, però non ti risponde. Dalla regia dicono che non risponde. Diteci il nome di Pierre. Senti Pierre. Pierre, dici qualcosa di te. Chi sei? Cosa fai? Perché sei qua? Vieni? Raccontaci del tuo ciuffo. Esatto. Del tuo ciuffo. Parla avvicino al microfono, però, quasi a contatto. Ma... ubriacati anche tu. Lavora Ciano. Lavoro. Ciano, dov'è? Ci provo a lavorare. Una bellissima terra di Matilde, di Canossa, pazzesca. Esatto. Allora, che era famosa per tante cose, ma non diciamole perché anche i libri non lo dicono che è meglio. Esatto. Molte cose da nascondere. Evitiamo. Comunque, volevo dire, stasera abbiamo un ciuffo, un barbone, un pizzetto lungo e uno che non si sa cosa sia. Anonime, devo dire, perché... Quartetto, no. Perfetto. A me bastano tre punti. Cioè, ormai se notate sono a punta come la forma delle cuffie, capito? Attenzione che sta arrivando, non ci vede il colore, ma sta arrivando anche. Complimenti ancora, intanto tuo fratello ti saluta, fai complimenti a noi, immagino, a te no, perché... Perché io lo chiamo Kakeng, perché quando avevo 2 anni non riuscivo a dire Edoardo, dicevo Kakeng, e quindi per me è rimasto Kakeng. Non chiedimi perché, ma la dislessia ce l'avevo anche da piccolino, quindi... Ma volevo sapere una cosa io, ma chi è più vecchio dei due?
Mio fratello. Ah, ecco perché è più intelligente. Sì. Le più vecchie. Edo. Sì. Edo. Il toscanaccio che abita in Toscana. Ah, è vero, abita a Viareggio. Yes. Quindi Calli? Sì, sì. Eccolo Calli, dovrebbe esserci anche Calli. Calli, ci sei? Calli? Ha messo il microfono sotto l'acqua, sì. Calli. Mi è caduto nel bicchiere? Calli, tira cosa fuori succede? Il microfono dall'acqua. È solo il microfono. Oh, eccolo, grande Calli. Grande Calli. Presente. Eccolo. Gira lo schermo per cortesia, Calli, così ti mandiamo in onda anche te. Vogliamo vedere la tua bella faccia. Tutti quanti. Come tiro fuori il microfono? Metti il telefono in orizzontale, così ti mandiamo in onda. Vogliamo vedere anche la tua faccia in onda. Noi ormai ci siamo sputtanati stasera, quindi è giusto che, essendo parte integrante del gruppo anche te, è giusto che ti sputtani un po' anche te. Giusto. Ma giusto così. Mi vedi? Allora, raccontaci questa gara 3. Una gara brutta come stasera non l'ho mai fatta. Mai fatta una gara come stasera. Ti chiedo per piacere di non riguardare la diretta. Sì. Cancelliamola. Ma in quanti siete lì, ragazzi? Boh, è un po', è un po'. In realtà sono quasi tutti i collegamenti da casa, come potete vedere. Oh, non c'è nessuno. Ma ha appena fatto mangiare il microfono, ma sono un'impressione. Orogrammi. Speedy. Ma guarda che non ci si parcheggia in curva 1, Ma poi perché ho visto, sai cos'è? C'era un posto libero. C'era un posto di solito a Como Pago. Lì era gratis, ho detto ne approfitto. Capisci? Mi sono un attimo. Eccolo in diretta. Guardate i campetti stasera, vi ho distrutto la macchina. No, ma io la macchina non mi ha distrutto, mi sono solo girato. Giusto. Ah, ecco. Volevo fermarmi ad aspettarti, poi ho detto vabbè, tanto è forte, arriva. Ma invece... vai. Poi guarda che bello, guarda che bello il primo piano sul Calli. Calli, facci vedere un po' la tua casa anche a te, in vendita anche la tua. Stiamo vendendo un po' di tutto stasera. Non è mia. Non è sua. Faccio fare un giro veloce, guarda. Facci vedere la postazione, dai. Ce l'hai la postazione? Dai, veramente? No, è stato. Mi fai vedere la moglie, vogliamo vedere la moglie. Vogliamo vedere la moglie. È più importante della postazione. Dov'è la moglie? Eccola lì. Fai primo piano. Eccola lì. Ciao figoni. Ci abbiamo anche un piccolo pilota, lì. È vero, piccolo pilota. Sì. Race for Win sta crescendo, ragazzi. Ma mi sa che è più bravo di me lui, Ma poca fatica. quanto sei cattivo, mamma mia. Ok, parlavo quello che scriveva Suk in diretta, capito? Adesso vi faccio vedere in che condizioni guido. Vai. Guido la Vespa, salutiamo Guido da casa. Ciao Guido. Una bellissima strada. È professionale la tua poltrona. Prendi anche il sole, guarda lì. Manca l'ombrellone. Molto top. Attenzione al tappetino. Con la pista, si allena sempre. No, lui fa i setup. il tappetino è quello di Spa, Perfetto, quindi è pronto per la prossima. Ma visto che in teoria c'è qualcuno dietro le quinte che non sta facendo più niente, perché adesso siamo tutti qua, quindi potrebbe venire qua con me, no? Oppure farci vedere da lì. Si vergogna, fatti vedere. Niente. Messaggio mandato. Signori, io vi saluto, perché se il bambino non dorme è colpa nostra, e adesso si sta già lamentando. Ok, intanto allora vai a dormire, vai. Ascolta, chiedi una cosa, perché io ho fatto un podio in gara 2. ha detto che è andato a podio, c'è un posto. C'è selezione all'ingresso. No, ha detto che fa selezione ristretta. Okay. Ma d'altronde la moglie è un posto solo. D'altronde Calli, lo sai che tua moglie ama solo me. Quindi non può. No, veramente ama solo Gianluca. No, una simpatia per Gianluca. Però sotto amo pelo. Ecco, una confessione in diretta. Insomma, io un cazzo. Io pago. Sembri, sai, ti ricordi quello di Fast and Furious 1? Fast and Furious 1, che c'era la tipa che andava là, queste se vinci sono tue. È arrivato e gli fa, no vecchio, non hai vinto. A casa. E la bevi anche se sa di tappo. Ti faccio vedere con cosa andrò a letto questa sera. Dai, con lo sacchiotto, dai, facci vedere.
Eccolo, oh, Winnie the Pooh. Mamma mia. Fumo. Hey. Sul divano. Sul divano, chiaro. Ovviamente. Beh, c'è qualcosa che non sei sul tappeto. Sì, in effetti. Signori. Comunque, no, una griglia piena come stasera non l'abbiamo mai vista. Bellissima, veramente bella. Neanche sì, uno veramente studio bella. Pieno come questo. E anche, anche mercoledì la gara un po' strana. Anche mercoledì prossimo a, a Spa abbiamo una bella griglia piena, eh? 17 piloti. Sì, sì. Esattamente. Sì. Va bene, si migliora sempre di più. Allora, guardiamo intanto, lo vediamo qua. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Carli, ciao a tutti. Allora io andrei quindi a proporvi la puntata del 17 febbraio ore 21, sempre in live streaming come tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 sui canali Live is Life Network e Race for Win, che potete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitch e YouTube. Vi porto quindi alla gara di 17 febbraio, 17. Facciamogli vedere la locandina, eccola qua, ecco. Troveremo ancora i miei due commentatori di fiducia, Speedy 29-11 e Vulcaniano, che purtroppo stasera ci ha mollato. Ci ha mollato, intanto arriva peccato. Che scrive: bravi noi, ciao Pez, complimenti per la gara. Complimenti. Quindi io andrei saluti questa sera, quindi saluterei i miei ospiti qua che abbiamo avuto questa sera e speriamo di rivederli, sì, perché non ci licenzino tutti in tronco. Sì, esatto. Due casi, banditi. Allora, a partire da qua il nostro amici, amici, ragazzi, il nostro amico Cicci. Ciao ragazzi, buona serata, alla quindi prossima. Lo vediamo, lo potete trovare al Cavaliere Nero. Rimango a Rossena, perché prima non hai detto il nome del ristorante. No, non l'hai detto. No, non l'hai detto. Cavaliere Nero. Qua alla beh, mia... a questo punto abbiamo fatto pubblicità, direi che ci sta scappa da una cena gratis, quindi. Cioè, chiaro, minimo. Ci mancherebbe, ci direi che è d'obbligo. Salutiamo il nostro Ondaro, la prende dalla Pecar, il nostro ciao Alan. Ciao. Ci vuoi dare il tuo numero di cellulare? No. La prossima puntata. Lo do io. Lasciamo andare a te prima, nella prossima puntata. Il nostro Pier, l'uomo di molte parole. L'uomo di molte parole, esatto, che sta questa bevi, che secondo me ti è sciugata la lingua. Salutiamo Speedy. Speedy, ciao a tutti. Ciao Speedy, grandissimo. Ale, fatti vedere. Adesso lo salutiamo. Eccolo, è l'uomo che fa tutto. Che fa tutto quello che vedete. Se non ci fosse lui, saremmo ancora sul Nintendo 64 e col Commodore. Su Rai Scoglio. Io sono da VIC-20 perché sono un po' più vecchio, quindi mi ricordo Commodore VIC-20. Grande, va bene, un saluto a tutti. Io non ero nato, va bene. Ciao a tutti, grazie, ringrazio tutti, voi quattro. Ciao a tutti. Grazie a voi. Vi inviterei ancora, è stata veramente bellissima questa diretta. Perché comunque almeno c'era un qualche occhio in più che pelo si perdeva, giustamente ci sta. Otto occhi, sono sempre meglio di due, quindi molto bella questa cosa, mi è piaciuta. No, grazie, infierisci pure, continua pure così, mi raccomando. No, infatti stavo dicendo. No, mi raccomando, grande... ogni tanto sarebbe bello vederti oltre la decima posizione, però fai come puoi. Ma oggi ho fatto un terzo. Ma lascia perdere, la legge dei grandi numeri è la migliore sono stata. Bene, quindi vi ringrazio, grande pelo come sempre, ti sai che per me sei... il top, ormai qua. Non dirlo. Ci mette la giacca e cravatta la prossima puntata. Esatto, tutti in giacca e cravatta. Volevo prima di lasciare ringraziare anche Vulcaniano, anche se purtroppo non è saltato, ma volevo comunque ringraziare per l'impegno che ci aveva messo. Grazie Ale, grazie a tutti voi. Quindi io vi lascio. Allora, saluto tutti, ne approfitto. Fate alla chiusura. Ciao a tutti, ciao ragazzi, grazie di averci seguito. Vi aspettiamo qua dagli studi di Live is Life Netto mercoledì ore 21 per un altro evento di Race for Win. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.